Buon pomeriggio, buona domenica, ben ritrovati con Diretta Stadio. Siamo pronti per vivere il pomeriggio in compagnia soprattutto del campionato di Serie D Girone F. Intanto si sta concludendo in Serie B il lunch match, il derby tutto pugliese tra Bari e Foggia. Risultato appena sbloccato a pochi istanti dalla fine della partita in favore del Bari, 1-0 per la formazione dell'abruzzese. Fabio Grosso, ironia della sorte, un foggiano come Cristian Galano pulisce la squadra della sua città facendo di fatto probabilmente vincere il derby al suo Bari. Vediamo un po' le schermate, perché oggi seguiremo ovviamente anche la Serie A con le partite del pomeriggio, che sono tre: Genoa-Roma, Milan-Torino e Udinese-Napoli. Tre belle partite. Peraltro ci sarà anche l'esordio sulla panchina dell'Udinese per un altro allenatore abruzzese come Massimo Oddo. Alle 18 Lazio-Fiorentina, questa sera Juventus-Crotone, domani Atalanta-Benevento. In Serie B, ieri sconfitta nettissima del Pescara sul campo dello Spezia 4-0, come vedete Bari-Foggia in questo momento la gara che si sta giocando 1-0. Alle 15 inizia un altro derby, stavolta umbro, quello del Libero Liberati di Terni tra Ternana e Perugia, e domani sera invece ci sarà Cesena-Brescia. In Serie C stanno per iniziare le partite delle 14:30, ecco questi gli anticipi. Intanto è finale al San Nicola di Bari, vince il Bari 1-0 contro il Foggia, gol come detto di Cristian Galano. Alle 14:30 le partite che vedete. Teramo-San Benedettese invece lunedì sera alle ore 20:45 riposa il Sud Tirol. In Serie D questo è il quadro della giornata: Campobasso Materica, Castelfidardo Pineto, Fabriano Vispesaro, Francavilla Vastese, L'Aquila San Marino, Agnonese Jesina, Recanatese Avezzano. Come vedete, due anticipi ieri di due nostre formazioni abruzzesi, Nerostellati Monticelli e San Nicolò San Giustese. Sono terminate entrambe 1-1. Prima di iniziare i collegamenti con i campi, visto che domani sera si gioca a Teramo San Benedettese, noi andiamo a Teramo da Ania Cantagalli per sentire le parole di Antonino Asta questa mattina dopo la seduta di rifinitura, le ultimissime di formazione. Vediamo. È il momento di Teramo San Benedettese. Domani qui su questo campo al Bonolis si giocherà l'atteso derby tra biancorossi e rossoblu, squadre che arrivano a questa partita da due momenti differenti. Il Teramo che reduce dal pareggio contro il Renate, ma la vittoria manca in casa biancorossa dallo scorso 14 ottobre, il giorno di Teramo Padova, mentre i rossoblu sono in ritiro a Monteprandone perché l'uscita dalla Coppa Italia per mano della Casertana ha fatto infuriare la dirigenza. Ma Asta, anche se è arrivato da qualche mese, è consapevole dell'importanza di questo match per la tifoseria teramana e ne parla proprio così. Come tutti i derby, insomma, è diverso, non sono partite come le altre, che sennò saremmo tutti un po' bugiardi. Io alle volte sento: ma sì, quella partita è uguale come l'altra. No, sennò non sono derby, sono diversi. Però questa squadra, questi ragazzi, credetemi, indipendentemente da tutto, la stanno vivendo come una partita importante, ma ci hanno messo l'anima in tutte le altre gare. È logico che i derby, tra virgolette, valgono doppio, non come punti, come tutto. Quindi sicuramente insomma, arriva in un momento lunedì sera, tanti occhi addosso, e quindi anche per loro sarà una motivazione in più, ecco. Dal fronte formazione in casa Teramo sarà ancora 3-5-2, non ci sono dubbi praticamente in difesa e a centrocampo, è recuperato Amadio dopo la contrattura accusata a Renate. I dubbi invece sono tutti in attacco, con quattro giocatori in lotta per due maglie, ma le ultime ipotesi danno per titolari addirittura Foggia e Barbuti, e quindi ci potrebbe essere un doppio centravanti scelto da Asta. In casa San Benedettese sarà ancora 3-4-3 con Capuano, che quindi confermerà il modulo già utilizzato per le precedenti due gare. Per come stanno giocando loro col 3-4-3, alla fine i due esterni giocano, diventano a 5 con due centrocampisti e tre attaccanti, comunque spregiudicato fino a un certo punto, perché hanno un attaccante in più come al sistema di gioco che è in passato con Moriero, però hanno un difensore anche in più a 5 a tutti gli effetti, quindi non so cosa farà lui.
cosa farà Capuano, però le ultime partite hanno detto 3-4-3 e vedremo, ma noi ci prepariamo di giocare anche contro un eventuale 3-5-2, un sistema che lui ha insomma adoperato spesso, però sta di fatto che indipendentemente da questo rimane una squadra importante, una squadra a livello qualitativo singolo molto importante, e quindi dobbiamo stare molto attenti. Poi un allenatore conosce bene la categoria e quindi mi aspetto qualunque situazione anche tattica, quindi dobbiamo essere bravi a pronti a tutto. Questa settimana abbiamo provato soluzioni diverse in base anche a quello che faranno loro. E proprio sulla vittoria che manca da ormai oltre un mese, Asta si è concentrato quest'oggi in questa vigilia parlando anche dell'astinenza degli attaccanti, a cui non sta dicendo granché nel corso degli allenamenti, li sta lasciando tranquilli, però è chiaro che molta dell'attenzione di domani sarà concentrata anche su di loro. La vittoria ci manca, questo è un dato di fatto, è proprio numerico, non si può dire di no. Tutti speriamo, ma ci mancherebbe che arrivi prima possibile, però non voglio che diventi un'ossessione che dopo, come è successo col Gubbio purtroppo, vincere, addirittura l'abbiamo persa immeritatamente. Quindi è come gli attaccanti, che in questo momento, io sono il primo un po' come tutti, anche quello a livello oggettivo fai pochi gol così, e allora ti fai quasi come dire non arriva e veramente ti porti dietro un fardello, non arriverà mai, sbaglio sicuramente, con poca fiducia. Stessa cosa vale la vittoria, forse quando meno te l'aspetti arriva sia il gol la vittoria. E vedremo se sarà così domani sera, ovviamente Stadio Bonolis 20:45 Teramo San Benedettese. Ma adesso cominciamo con il giro dei campi. Oggi, come avete visto, in Serie D c'è il derby allo stadio Valle Anzuca di Francavilla al Mare. E da lì partiamo. Francavilla, Vastese, un buon pomeriggio a Paolo Renzetti. Buon pomeriggio Paolo. Grazie Jacopo, buon pomeriggio dallo stadio Valle Anzuca di Francavilla, dove si andrà forse leggermente per le lunghe perché le squadre sono ancora negli spogliatoi, non c'è il pubblico delle grandi occasioni per questa sfida che avrebbe meritato sicuramente una maggiore presenza di pubblico. Tra l'altro dobbiamo dire che è stato chiuso per decisione della prefettura di Chieti il settore distinti, solitamente occupato dai tifosi di casa, dunque due soli settori aperti oggi qui nell'impianto di Francavilla al Mare, ovvero la curva nord che sarà riservata ai tifosi ospiti ed il settore di tribuna dove troveranno posto i tifosi del Francavilla. Sono annunciati oltre 200 supporters da Vasto, ne sono arrivati solo una cinquantina fino a questo momento, ma altri stanno entrando proprio in questi minuti. A Francavilla il cielo è parzialmente coperto, il terreno in discrete condizioni, abbiamo le formazioni Jacopo ufficiali di questa partita. Partiamo dalla squadra di casa, il Francavilla, che si schiera con Spacca, Sembroni, Palumbo, Milizia, Molenda, Procida, Youssef, Di Pietrantonio, Banegas, Romeo e Velardi. Panchina con Salvatore, Galli, Micciche, Dipinto, San Severino, Di Renzo, Silvestri, Di Sabatino e Zerbo. L'allenatore è Pierluigi Iervese. La Vastese, allenata da Gianluca Colavitto, risponde con Camerlengo, Iodice, De Chiara, De Feo, Amelio Viscardi, Stivaletta, Pizzutelli, Leone, Fiore e Bittaie. Panchina con Coppola, Bagaglini, Iarocci, Casciani, Lucciarini, Di Pietro, Napolitano, Colitto e Cristaldi. Il direttore di gara arriva da Bari, tanto per restare in tema del match delle 12:30 del San Nicola. Si tratta del signor Claudio Panattella e i due assistenti sono Davide Sabatino di Foggia e Ciro Di Maio di Molfetta. Nel Francavilla, come sempre, come consuetudine, ormai tante le assenze per quanto riguarda anche la gara di oggi contro i biancorossi della Vastese, che sono invece senza grossi problemi. Non ci sono assenze nella squadra ospite, con due cambi però adottati dal tecnico Cristaldi dal tecnico Colavitto rispetto alla gara di domenica scorsa, perché Cristaldi appunto e Bagaglini sono in panchina, al loro posto giocano Bittaie e Viscardi. In questo istante stanno facendo in campo il loro ingresso in campo i giocatori delle due squadre. Per il momento è tutto, a te Jacopo. Grazie Paolo, ci spostiamo adesso allo stadio Tubaldi di Recanati, dove scende in campo l'Avezzano, Recanatese Avezzano. Buon pomeriggio ad Andrea Costantini, ciao Andrea.
Sì, buon pomeriggio. Si gioca da circa 3 minuti al Tubaldi, sempre 0-0 tra Recanatese e Avezzano. Una trentina di supporters biancoverdi hanno raggiunto il centro leopardiano per sostenere l'Avezzano, che sta andando fortissimo, che ha agguantato il seguire Marte, che invece è in difficoltà, ma ha un organico di tutto rispetto e vuole riprendere una certa marcia per cercare la salvezza. Ora un piccolo brivido, perché c'è stato il portiere dell'Avezzano Lombardi che ha calcolato male il rimbalzo del pallone su una palla piuttosto alta. La palla è rimbalzata, lo ha scavalcato, ma poi ha recuperato la posizione e ha brancato il pallone. Avezzano senza alcuni elementi importanti, in particolare Branicchi, che sarà fuori per qualche settimana per un problema muscolare, Persia che è squalificato. Al posto di Persia gioca un altro under, il 98 D'Ambrosio, in non è al 100%, allora Bardi al suo posto, Fanti finisce in panchina. Nella Recanatese gli assenti sono Cipolletta, Di Maio e Basso. Vediamo le formazioni ufficiali. Dunque Avezzano con Lombardi, Morgan, Besana e Lombardo, D'Ambrosio, Menna e Sbardella, Pellecchia, Bianciardi, Dos Santos, Cerone e Deramo. Dovrebbe essere un 4-4-1-1, e che poi è il modulo con cui l'Avezzano nel secondo tempo di domenica scorsa ha scardinato, dilagando poi le resistenze e la difesa del San Nicolò. In panchina Scutti, Tariuk, Cancelli, Priorelli, Cesai, Pollino, Acatullo e Besana. Risponde la Recanatese con Maraglino, Perini e Parisi, Lunardini, Nodari e Colonna, Negro, Lupo, Palumbo, Seni, Gagliesi e Giaccaglia. In panchina a disposizione del tecnico Marco Alessandrini ci sono Piangerelli, Mulè, Rinaldi, Gambacorta, De Luca, Monachesi, Candidi, Braidic e Papa. Dirige l'incontro Valerio Gioviani di Termoli, assistenti Conte, cielo nuvoloso, pioveva fino a pochi minuti fa abbastanza freddo. Dunque queste le condizioni in cui si gioca Recanatese Avezzano, 5 minuti 0-0, però c'è una punizione per la Recanatese da una discreta posizione, siamo un po' distanti ma la fascia è centrale. Seguo solo questa punizione prima di ridare la linea allo studio. Comunque inizio discreto della compagine di casa contro un Avezzano piuttosto sulle sue. Allora la punizione viene calciata in barriera da Palumbo e poi la difesa dell'Avezzano fa un po' fatica a sbrogliare, poi ci pensa Bianciardi. Dunque Dos Santos va a prendersi un calcio di punizione sulla sua tre quarti, 5 minuti e mezzo, 0. Ok, rientriamo, grazie ad Andrea. Avete visto il primo gol di Serie C della giornata, l'ha segnato la Triestina contro il Gubbio, Triestina 1, Gubbio 0. Andiamo a Castelfidardo, dunque rimaniamo nelle Marche, Castelfidardo. Pineto, buon pomeriggio a Roberta Di Sante. Roberta. Buon pomeriggio, e sì, ci spostiamo solo di qualche chilometro qui al Mancini di Castelfidardo. 4 minuti del primo tempo se ne sono andati, 0-0 il parziale tra Castelfidardo e Pineto. E allora vi do subito il computo delle formazioni: 4-3-3 per la squadra di Roberto Bagnoni, con Bottaluscio tra i pali, poi Bordi, Borgese, Giovagnoli e Massa. La linea difensiva, Trillini, Pigini e Grazioso a centrocampo, e poi Montagnoli e Mihailov a sostegno della prima fonde. Il Pineto con Giachetta tra i pali, poi Della Quercia, Pomante, Orlando e Pezzotti la linea difensiva, i due di centrocampo, il 4-2-3-1 nel 4-2-3-1 di Amaulo con Zane e Mariani, quindi Battista, Bisegna e Ciarcelluti alle spalle della prima punta. Farias da segnalare, delle assenze da una parte e dall'altra, Lispi per la frattura del perone nella formazione di casa, mentre all'assenza di Pepe, a cui il giudice sportivo ha commissionato la pesante squalifica di 3 giornate dopo il fallo e l'espulsione di domenica scorsa, infatti viene sostituito oggi al centro della difesa da Orlando, si aggiunge la defezione dell'ultimo minuto per infortunio a Gragnoli,
che si è fatto male al ginocchio durante l'allenamento di ieri. È purtroppo ancora da valutare l'entità dell'infortunio del giocatore romano, che intanto è rientrato a Roma per appunto farsi visitare. Oggi gioca dal primo minuto Farias appunto in avanti nella squadra di Amaulo, che recupera però Pagliani e Pezzotti, che rientrano dalla squalifica. A dirigere l'incontro Marco Baronti della sezione di Pistoia, gli assistenti Siboni e Di Falenza e Romaioli di Forlì. 6 minuti se ne sono andati, 0-0 il parziale, linea a te Jacopo. Grazie Roberta, ci spostiamo all'Aquila adesso, dunque torniamo in Abruzzo dopo due partite nelle Marche, l'Aquila San Marino, buon pomeriggio Daniela Rosone, buon pomeriggio Daniela. Buon pomeriggio Jacopo, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di TV6, sono trascorsi 7 minuti se ne sono andati e qui allo stadio Gran Sasso d'Italia il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Approfitto allora per darvi lettura delle due formazioni scese in campo. L'Aquila così schierata: Farroni tra i pali, Marra, Sieno, Seri, Pupeschi, Valenti, Brenci, Boldrini, Bojo, Rucci, Esposito. Purtroppo non è della partita il difensore Claudio Capiero, che ha avuto problemi alla caviglia in settimana, qualche problema anche per Padovani, che comunque siede in panchina. A disposizione di mister Pierfrancesco Battistini ci sono Rosano, Boninsegni, Boucher, Barzella, Ibe, Padovani, Di Paolo, Fabrizi e Ferro. Il San Marino invece si è fall tra i pali, Moretti, Conti, Di Maio, doveva giocare con il numero 6 Fantini ma ha avuto qualche problema durante il riscaldamento pre-gara e quindi lo sostituisce Ceboli. Segue con il numero 7 Pestrin, Gadda, Zuppardo, Nappello, Enrico e Candotti. A disposizione di mister Andrea Oretti ci sono invece Donini, Fantini, Bardeggia, Ciurlanti, Guidi, Zechieri, 5 e Tamagnini. Dicevamo 0-0 il parziale di questi primi minuti di gioco, nessuna occasione tale da impensierire né da una parte né da un'altra, fatta eccezione per un tentativo di Boldrini al sesto del primo tempo, che ha provato con un bel tiro a giro, però il suo tiro era troppo debole, dunque non ha avuto problemi fall a parare. Una partita importante questa per entrambe le compagini che in classifica sono appaiate a 20 punti, ma soprattutto per l'Aquila Calcio. Jacopo, la partita più importante si giocherà martedì quando ci sarà l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio, come sapete benissimo tutti, certo. E dunque diciamo che l'attenzione è molto puntata lì per il futuro proprio della squadra. Grazie Daniela, grazie, ovviamente voi. Noi ci auguriamo che vada tutto per il meglio, ci spostiamo ad Avezzano perché c'è il vantaggio bianco-verde, Andrea Costantini da Recanati. Andrea. A Recanati, gol del vantaggio segnato ancora lui, Mateus Dos Santos, direttamente da calcio piazzato, ma c'è da dire che c'è stata la complicità di barriera e portiere della Recanatese, un tiro che non sembrava irresistibile ma la palla sembra essere filtrata in mezzo alla barriera, probabilmente mentre la barriera saltava, gli elementi della barriera saltavano, la palla è passata sotto, come alcuni astuti battitori di punizione fanno, e la palla è finita lemme alla sinistra di Maraglino, che è stato sorpreso da questa traiettoria, ripeto, non forte ma tiro radente, che è passato sotto la barriera e si è infilato alla sinistra di Maraglino. Dunque al primo vero affondo l'Avezzano si porta in vantaggio, gol che arriva al decimo minuto, gol che arriva su un calcio di punizione che si era procurato in sganciamento offensivo Morgan Besara. Dunque al primo affondo l'Avezzano in Mateus Dos Santos, sempre lui a Recanati, dunque 0-1 studio. Grazie Andrea, dunque cambia il primo risultato, insomma è un risultato importante, il solito Dos Santos avete sentito, porta in vantaggio con una punizione beffarda l'Avezzano sul campo della Recanatese, biancoverdi che continuano in una marcia assolutamente senza soste. Tra poco vedremo anche delle foto di esultanza del gol dell'Avezzano, anche proprio che ci ha mandato Andrea Costantini con una foto. Ah, eccola qua, subito pronta, che ringrazio già Maurizio da qui in regia. Quello che vedete con le braccia alzate ovviamente è il presidente dell'Avezzano Gianni Paris. Vedete sotto anche la tifoseria biancoverde con la squadra che è andata a raccogliere l'esultanza dei propri sostenitori. Ricominciamo il giro, ovviamente il campo che avrà più spazio questo pomeriggio è quello del derby, quello di Francavilla al Mare, Francavilla Vastese, Paolo Renzetti. Paolo.
Perfetto Jacopo, sono 7 minuti di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 al Valle Anzuca, non è accaduto praticamente nulla fino a questo momento, fasi di studio tra le due squadre, Francavilla maglia bianca con risvolti giallorossi, consueta tenuta blu con invece richiami in bianco e rosso per la formazione di Gianluca Colavitto. Settimo minuto come detto nel primo tempo, 0-0, attacca ora la formazione di casa, c'è questo tiro dalla distanza del numero 14 della squadra di casa, si tratta di Giuseppe Molenda, la parata a terra del portiere della formazione ospite Camerlengo, dunque prima conclusione nello specchio della porta da parte della squadra di casa, attacca ancora il Francavilla, questa volta sul settore di sinistra, il cross di Youssef, la respinta della retroguardia aragonese, ora parte Bittaia, il tentativo di servizio in avanti per un compagno, per Leonetti, pallone troppo lungo che è arrivato direttamente fra i piedi del portiere della squadra di casa Valerio Spacca, il rinvio, ancora il Francavilla in avanti, c'è un fallo commesso ai danni di Cosmo Palumbo, c'è il fischio del direttore di gara, ricordiamo il signor Claudio Panattella della sezione di Bari che si avvede della irregolarità, calcio di punizione già battuto da parte della formazione di casa, Francavilla subito un lancio in avanti per un attaccante che però non c'è, in questo caso Ezechiele Pablo Banegas, che viene anticipato comodamente dal portiere Camerlengo, il rinvio dell'estremo aragonese, pallone per Leonetti, il controllo di Leonetti, perde però il pallone per l'intervento di Sembroni e dunque Francavilla che può portarsi in avanti, attacca la squadra in maglia bianca, ma c'è un'azione irregolare dell'ex pescarese proprio di Emanuele Sembroni e c'è ancora il calcio di punizione comandato dal direttore di gara barese in favore della Vastese, sono 9 euro a minuti di gioco, pallone che viene servito però all'indietro per Viscardi, poi sulla destra è Iodice che scambia con Fiore, ancora Fiore, siamo sulla tre quarti di campo in posizione angolata, ancora Fiore, la finta, il cross di Fiore, pallone in area di rigore in anticipo su Leonetti, difensori del Francavilla, pallone in fallo laterale, scocca il decimo minuto allo stadio Valle Anzuca, 0-0 tra Francavilla e Vastese, a te Jacopo. Grazie Paolo, dunque cambiamo adesso campo, torniamo a Castelfidardo, al Mancini di Castelfidardo, Castelfidardo Pineto, Roberta Di Sante, Roberta. Sì, tredicesimo minuto Jacopo di questo primo tempo, sempre 0-0 il parziale qui al Mancini di Castelfidardo, la partita finora nei minuti iniziali è piuttosto equilibrata, c'è stato un tiro all'ottavo dalla distanza di Minella parato da Giachetta piuttosto centrale, la traiettoria, non ci sono stati problemi per il portiere del Pineto, ha risposto subito la formazione di Amaulo con Farias che ha tentato la conclusione che ha sorvolato di poco il 7, ora prova ad attaccare la squadra di Amaulo con Ciarcelluti che però viene fermato in fallo laterale da Massi, la rimessa è in favore della formazione ospite guidata da Amaulo, terreno allentato, c'è stata, fa molto freddo qui a Castelfidardo, c'è stata pioggia fino a pochi istanti prima della gara, continua ogni tanto a pioviccicare, il terreno è piuttosto allentato, facile scivolare per i giocatori, insomma non è semplice condurre questa partita, non è un terreno di gioco diciamo che sul quale fare giocate di fino, intanto Ciarcelluti prova lo sfondamento in area, traversone dalla parte opposta a cercare Battista che però non ci arriva, la palla termina sul fondo all'altezza della bandierina, scivola via quando siamo giunti al quattordicesimo minuto, diciamo anche che il Castelfidardo sta cercando di, vorrebbe quantomeno provare dopo un buon inizio a nell'ultimo periodo c'è stato qualche problema, vuole recuperare in qualche modo, riscattare la sconfitta rocambolesca di domenica scorsa proprio contro la Vastese, c'è stata un po' di difficoltà nelle ultime partite, Minella e Montagnoli non vanno in gol rispettivamente da 4 e 6 giornate, mentre il Pineto ha guadagnato 12 punti nelle ultime 6 giornate, anche se anche la formazione di Amaulo ha qualche difficoltà, crea tanto ma non riesce a concretizzare tutto quello che costruisce. Siamo al quarto d'ora, 0-0 il parziale, c'è una rimessa laterale in zona d'attacco per il Castelfidardo, io ti restituisco la linea. Grazie Roberta, andiamo al
Stadio Gran Sasso d'Italia, Italo a Concia dell'Aquila, l'Aquila San Marino, Daniela Rosone, Daniela. Sì Jacopo, ancora 0-0 tra le due formazioni quando se sono andati 14 minuti di gioco, altre due occasioni appannaggio dell'Aquila Calcio, la prima al decimo nel periodo non collegato con una bella girata di Boldrini molto centrale, è stato bravo il portiere Fall a parare. Al 14esimo ci ha ritrovato l'Aquila con il solito Valenti dalla distanza, ma il suo tiro era decisamente troppo debole, anche in questa occasione Fall ha parato senza problemi. Si muove bene il San Marino, Jacopo, però non riesce ad imbastire delle vere e proprie azioni da gol. In questo momento è ancora l'Aquila in attacco, ci stava provando ancora Michele Boldrini, però sono stati bravi i difensori del San Marino a recuperare palla e adesso sono loro che cercano di imbastire un'azione d'attacco, ma il centrocampo aquilano funziona e riprende palla Capitan Seri, che però viene colpito dal numero 8 del San Marino Gadda, rimane a terra Seri, nulla di grave per lui, però lo aiuta il Boso a recuperare palla e quindi seguiamo anche questa punizione per l'Aquila Calcio. È direttamente Bojo ad incaricarsi, uno scambio tra i due, Seri prova a far ripartire il centrocampo, scambio con Esposito e Pupeschi che guadagna metri sulla fascia, prende la palla Brenci che serve adesso il numero 2 Marra, vediamo Marra che prova a restituire palla al compagno Valenti. Valenti che semina il panico ancora una volta tra la difesa del San Marino e vediamo se andrà il tiro, preferisce passare a un compagno di palla, Brenci però viene intercettato dalla difesa degli ospiti e dunque tutto da rifare per l'Aquila Calcio. Vi restituisco la linea, ci sentiamo dopo per altri aggiornamenti. Grazie Daniela. Torniamo a Recanati per Recanatesi Avezzano. Andrea Costantini, dopo il vantaggio dell'Avezzano, come si sta sviluppando la partita? Si gioca da circa 20 minuti, sempre vantaggio dell'Avezzano, non è accaduto nulla di saliente. Attenzione Cerone, gol, raddoppio dell'Avezzano in questo momento, Federico Cerone, il cross è arrivato dalla sinistra, probabilmente lo ha operato Lombardo, Cerone ha fatto il rutto all'altezza del primo palo e di piatto sinistro ha infilato il pallone alle spalle di Marellino, difesa della Recanatese addormentata, bucata sul suo lato destro, sul lato sinistro chiaramente dell'Avezzano, cross basso, ripeto mi è sembrato Lombardo ed è intervenuto sotto porta Cerone che dunque al minuto numero 20 ha portato in vantaggio, ha permesso all'Avezzano di andare al raddoppio. Dunque grande avvio di partita per la squadra di Federico Giampaolo che sta confermando. Andrea, dalla regia mi suggeriscono il fatto che la benedizione del Papa evidentemente ha portato bene. È vero, non l'abbiamo ricordato, ma è stata una settimana particolare per l'Avezzano che ha avuto l'udienza dal Papa mercoledì scorso, la squadra è stata diciamo così accolta da Papa Francesco. Bisogna dare atto che il grande merito di questa giornata va al DS dell'Avezzano Filippo Marracutrupi, che evidentemente ha delle conoscenze in Vaticano. Insomma, la squadra è stata ricevuta dal Papa mercoledì scorso e l'Avezzano sta proseguendo in questa marcia straordinaria, momento di forma davvero incredibile per la squadra di Federico Giampaolo, che però non deve abbassare la guardia. È vero che nelle prime due occasioni create ha segnato, prima con Dos Santos, poi con Cerone, però insomma la Recanatese ha valori individuali importanti, anche se la classifica è deficitaria, problemi, quindi l'Avezzano dovrà fare di tutto per non arrivare a Recanatese, però è chiaro che questo 1-2 nei primi 20 minuti indirizza decisamente la gara verso Federico Giampaolo. Sotto di noi il presidente Paris Gongola per questo grande avvio di partita, dunque un quarto posto che al momento sembra consolidarsi, chissà che non ci sia anche lo spiraglio per rimontare sulle posizioni precedenti. Vi aggiungo che nel periodo non Pellecchia dell'Avezzano per una serie di scaramucce nei confronti di Nodari. Allora c'è un calcio di punizione per l'Avezzano, seguo la battuta, dopodiché ridò la linea allo studio. Ci sono sul punto di battuta Cerone e Deramo, Cerone appoggia a Deramo che va sulla sinistra, mette in mezzo un pallone, c'è una carambola, calcio d'angolo, insiste dunque l'Avezzano, 22esimo minuto del primo tempo. Allora seguiamo anche
questo tiro dalla bandierina, visto che siamo stati già fortunati in precedenza a trovare in diretta, a raccontare in diretta il gol del raddoppio di Federico Cerone. Oggi l'Avezzano gioca con il 4-4-1-1, Cerone è il giocatore che agisce a ridosso dell'unica appunto Dos Santos, e proprio i due, Dos Santos e Cerone, hanno finora timbrato il cartellino. Va proprio Cerone dalla bandierina, palla che però varca la linea di fondo nel corso della sua traiettoria. 22 minuti e mezzo, Recanatese 0, Avezzano 2, studio. Grazie Andrea. Dunque, raddoppio dell'Avezzano con Cerone dopo il vantaggio di Dos Santos. Torniamo a Francavilla al Mare. 2 minuti e mezzo di cronaca per Paolo Renzetti. Paolo. Sì, grazie Jacopo. Siamo giunti al 17° minuto, sempre 0-0 al Vallanzuca. Attacca Lavastese, Fiore mette un pallone in mezzo al limite dell'area. Il primo ad arrivare è Bittaie. Bittaie che poi, dopo una deviazione di un giocatore della formazione giallorossa, va a guadagnare una rimessa laterale, mentre si fanno sentire i tifosi della Vastese. Tra l'altro, Jacopo, per quello che siamo riusciti a capire, essendo ovviamente non all'esterno dello stadio ma in tribuna stampa, gli ultra delle due squadre che non sono sugli spalti sono all'esterno proprio del Valle Anzuca, perché c'è stata questa decisione di cui ti parlavo nel corso del primo collegamento, di chiudere il settore distinti solitamente occupato dai tifosi del Francavilla, dagli ultra dei tifosi della formazione giallorossa, e per solidarietà, ripeto, quello che siamo riusciti a sapere e a capire qui dalla tribuna, per solidarietà gli ultra dei tifosi della Vastese sono all'esterno dell'impianto qui del Valle Anzuca, proprio per solidarietà con i tifosi di casa. Questo perché, tra l'altro, molti sportivi in visione lo sapranno, esiste, sì, un sono solido due tifoserie gemellate, di fatto. Esatto, esiste sì, da sì. Anni un solido gemellaggio tra le tifoserie di Vastese e Francavilla, dunque ultra delle due squadre che sono all'esterno del Valle Anzuca. Per quello che invece riguarda la presenza di spettatori qui sugli spalti, c'è una prevalenza di tifosi della Vastese, circa 400 ad occhio e croce, 400-500 forse le presenze, con quasi 300 supporters aragonesi. Dunque dobbiamo seguire le fasi di gioco. Sì, scusami Paolo, ti devo interrompere perché c'è il vantaggio del Castelfidardo contro il Pineto. Andiamo da Roberta Di Sante. Roberta. Castelfidardo. Sì, Jacopo, mi senti? Sì, adesso sì. Cambia il risultato al 22° minuto al Mancini di Castelfidardo, con la formazione di casa che si porta in vantaggio con un grande sinistro in diagonale dal vertice destro dell'area di Grazioso, che si insacca all'angolino opposto dove Giachetta non può arrivare, lasciato lì di calciare all'altezza del vertice destro dell'area. Grazioso ha fatto partire un gran sinistro, bel gol che si è insaccato alla destra di Roberta. Tra un po' torniamo da te, fammi tornare un attimo a Francavilla, chiude il collegamento Paolo e poi veniamo da te ovviamente anche con te con 2 minuti, però prima chiudiamo il collegamento da Francavilla, Paolo Renzetti. Paolo, ti do anche questo aggiornamento. Paolo, in ottica Vastese, ha segnato Cruz per la Vispesaro, Fabriano 0, Vispesaro 1, a te, chiudi il collegamento. Sì, stavo per chiudere, 20° minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0. L'ultima nota che riguarda i cartellini gialli: il primo ammonito di questa gara è stato il difensore della formazione di casa, Sembroni, per simulazione. Dunque 0-0, 20° al Valle Anzuca tra Francavilla e Vastese. A te la linea, Jacopo. Grazie Paolo. Torniamo a Castelfidardo. Dunque vantaggio marchigiano sul Pineto. Roberta, a te. Esatto, sì, dopo un primo tempo fino a qui equilibrato, nel corso del quale però la squadra di casa stava comunque cercando di fare la partita mentre il Pineto si muoveva un po' in contropiede, come in questo momento con Cercelluti. Attenzione che si recupera la palla al limite dell'area, Cercelluti raccoglie il lungo lancio, costretto però a girarsi, poi c'è Bisegna che fa partire la conclusione ribattuta dalla difesa, dunque il contropiede che sfuma per il Pineto, che prova subito a recuperare le sorti del match. Ancora un traversone, però ancora c'è l'anticipo del difensore, dovrebbe essere Giovagnoli, che va ad anticipare Farias, c'è calcio d'angolo, però dicevo che al 22° la formazione di casa è passata in vantaggio con un gran sinistro dal vertice destro dell'area ad incrociare di Grazio.
Veloso che si è insaccato alla destra di Giachetta, lì dove il portiere del Pineto non è potuto arrivare. Intanto la battuta del corner e la parata su poi il gol in Orlando, il pareggio del Pineto. Pareggio del Pineto con l'ex di giornata Luca Orlando, che va a raccogliere il primo corner battuto dal Pineto, calcio dalla bandierina battuto da Bisegna, va di testa nella prima occasione il portiere, ribatte di nuovo lui sulla ribattuta di piede, questa volta va a insaccare l'ex di giornata, dunque mette la sua firma, pari del Pineto 1-1 quando siamo giunti al 26esimo minuto, e io ti restituisco la linea, Jacopo. Grazie Roberta, perfetto, abbiamo preso anche il pareggio di Orlando, dunque 1-1 a Castelfidardo. Andiamo all'Aquila, l'Aquila San Marino, Daniela. Sì Jacopo, in questo momento il gioco è fermo, ci sono stati attimi di paura qui allo stadio Gran Sasso perché durante uno scontro di gioco tra due giocatori del San Marino, Cevoli e Candolfi, Cevoli ha avuto la peggio scontrandosi forse un movimento scoordinato con il suo compagno di squadra e è rimasto a terra quasi incosciente, ha preso sicuramente un colpo in testa, quindi è stato necessario l'intervento della Croce Bianca, dei sanitari, adesso è a bordo campo, lo stanno coprendo, il ragazzo si muove, però abbiamo paura insomma che abbia preso un colpo in testa serio perché è rimasto qualche minuto a terra, sono entrati tutti, anche mister Battistini dalla panchina è andato a sincerarsi delle condizioni e poi è stato accolto all'uscita da un applauso da parte del pubblico aquilano. Ironia della sorte, proprio Cevoli aveva sostituito Fantini, come vi dicevo ad inizio collegamento, che si era fatto male invece durante il riscaldamento, quindi il San Marino è stato costretto a fare questa sostituzione, fuori Cevoli ovviamente ed è entrato al suo posto Zechiri, naturalmente c'è apprensioni per le condizioni del ragazzo, adesso sono tutti attorno a lui in panchina con i sanitari della Croce Bianca, probabilmente verrà trasportato Jacopo in ospedale, speriamo poi di potervi dare buone notizie, ma comunque diciamo in questo periodo vi segnalo soltanto purtroppo questo infortunio perché ha tenuto il gioco fermo e soltanto in questo minuto l'arbitro ha ridato il via alla partita. Allora in bocca al lupo a Cevoli del San Speriamo, Marino, insomma, grazie Daniela, più tardi torneremo da te, sempre 0-0, ma è chiaro che adesso il gioco è fermo per aspettare, insomma, avere delle risposte più sicure sulle condizioni di Cevoli del San Marino. Facciamo un po' il punto in Serie D, poi vediamo anche qualche che cosa è successo in Serie C. Campobasso Matelica ancora 0-0, Castelfidardo Pineto, avete sentito, 1-1, poco fa c'è stato il pari pinetese con Orlando, la Vispesaro in vantaggio con Cruz e Fabriano, 0-0 nel derby tra Francavilla e Vastese, 0-0 all'Aquila tra l'Aquila e San Marino, Nero Stellato Monticelli giocata ieri 1-1, 0-0 ad Agnone tra Agnonese e Jesina, doppio vantaggio dell'Avezzano a Recanati con Dos Santos prima e Cerone poi, dunque sul 2-0 i biancoverdi di Giampaolo, l'altro anticipo di ieri, San Nicolo San Giustese 1-1. In Serie C andiamo a vedere quali sono i risultati che sono cambiati fino a questo momento. Le prime tre partite, quella di Mestre, quella di Pordenone e quella di Albino F, non tenetene conto perché sono già finali. Le partite che si stanno giocando vanno dal Bassano fino alla Triestina. La Reggiana è in vantaggio con Riverola sul campo del Bassano, vince il Ravenna con Renate 1-0, Triestina Gubbio 1-1. Intanto stanno iniziando le partite di Serie A, ovviamente quelle delle 15, sta per iniziare anche il derby umbro di Serie B tra Ternana e Perugia. Noi però ricominciamo il giro ripartendo dallo stadio Valle Anzuca, giro più rapido questo, 1 minuto e mezzo a testa, partiamo ovviamente da Paolo Renzetti. Paolo. Siamo nel corso del 26esimo minuto, primo tempo allo stadio Valle Anzuca senza reti, 0-0 tra Francavilla e Vastese, si sta facendo preferire, attenzione c'è il tiro dalla distanza di Palumbo per la formazione di casa, quando siamo giunti al 26esimo la parata del portiere Camerlengo, dicevo Jacopo che si sta lasciando preferire la formazione di casa, la formazione allenata da Pierluigi Iervese in questa prima parte di partita, Francavilla più
dinamico, più sciolto, che ci sta provando con maggiore decisione. Un paio di conclusioni dalla distanza, parate da Camerlengo per la squadra di casa, e poi una conclusione pochi minuti fa, il 22esimo, di Palumbo, una mezza girata in area di rigore aragonese con il pallone terminato sopra la traversa. Piuttosto Guardinga, insolitamente Guardinga, invece la squadra di Gianluca Colavito, un po' bloccata anche per merito, lo dobbiamo dire, proprio del Francavilla, che sta giocando una gara molto molto aggressiva. Ora la squadra ospite, che manovra con Fiore, riesce a superare due avversari, il pallone servito a Pizzutelli, poi si va però per le lunghe, perché è piuttosto compassata e lenta la manovra della formazione ospite, linea che può tornare allo studio. Grazie Paolo, ci spostiamo a Recanati, Recanatese Avezzano. Andrea Costantini, Andrea. 32 minuti e mezzo, sempre Avezzano avanti 2-0. Da segnalare due occasioni sempre da calcio piazzato: al 28esimo la Recanatese con un tiro a giro di Negro di fuoco sopra la traversa, e proprio pochi istanti fa un siluro di Cerone da molto lontano, anche in questo caso la palla ha lambito la traversa, ma comunque Maraglino sembrava sulla traiettoria. Avezzano per ora in controllo delle operazioni, non ci sono state grandi opportunità nel periodo non collegato. La Recanatese prova a fare gioco, ma trova grandi difficoltà contro l'organizzazione difensiva, per ora molto buona, della squadra di Federico Giampaolo. Ora il pallone viene controllato da Bianciardi, che allarga per Deramo, come sempre molto mobile Deramo, che nasce mezzala, ma oramai con questo modulo varato da Giampaolo si sta specializzando anche nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo, mettendo a disposizione la sua rapidità. Ora l'Avezzano manovra nella sua metà campo, sempre con Bianciardi, che va in verticale, la palla è buona proprio per Deramo, Deramo entra in area di rigore, ma viene rimontato e fermato da Notari, poi pallone perso dal centrale della Recanatese, prova a sfondare Lombardo, guadagna un fallo laterale nei pressi della bandierina. Seguiamo questa rimessa in gioco proprio in zona d'attacco della squadra di Federico Giampaolo, con lo stesso Lombardo, autore del l'assist per il gol dello 0-2 segnato da Cerone. Cerone proprio lui prova ad andare al cross, che la fa, calcio d'angolo per l'Avezzano. 34 minuti se ne sono andati, Avezzano 2 Recanatese 0 qui al Tubaldi studio. Castelfidardo Pineto, Roberta Di Santa. Roberta, 32esimo minuto di gioco, Jacopo, sempre 1-1 il parziale qui al Mancini di Castelfidardo. Al gol, al bel sinistro ad incrociare di Grazioso, ha risposto appunto l'ex di Giornata, lui ha giocato l'anno scorso nelle fila del Castelfidardo, Luca Orlando, tra l'altro che è tornato in campo proprio oggi in virtù della squalifica di Pepe, quindi prende il posto di Pepe, entra in campo e segna, dunque una buona prestazione finora quella di Orlando, che si è portato in avanti, e sul cross di Bisegna, sul calcio d'angolo battuto da Bisegna, è riuscito prima a impegnare Bottaluccio e poi sulla respinta a ribadire in rete e firmare l'1-1 al 25esimo minuto. Intanto ha invertito gli esterni Daniele Amaolo, spostando Battista sulla destra e portando Ciarcelluti a sinistra. Continua intanto ad attaccare la formazione ospite, però questa della Quercia sbaglia tutto, scivolando, il terreno l'abbiamo detto è piuttosto, insomma, ai limiti della praticabilità, visto che comunque continua a piovere qui al Mancini, è scivolato Orlando e quindi è venuta fuori una conclusione che si è spenta sul fondo. Intanto prova a ripartire quindi il Castelfidardo, però ci sono in vantaggio i difensori del Pineto. Orlando protegge il pallone e Giacchetta esce e fa sua la sfera quando siamo giunti al 34esimo minuto, e adesso si riparte con il rinvio del portiere del Pineto, che prova a rilanciare, però Pigini poi viene anticipato da Mariani, riconquista dunque palla il Pineto, si lotta a centrocampo, viene servito a questo punto Battista sulla destra, che prova ad entrare in area, ci sono tre difensori su di lui, quindi ancora lo scarico indietro per Mariani, che prova a servire Ciarcelluti, però viene fermato anche lui, recupera il pallone Zane, che ancora insiste a serve Battista, che prova adesso il traversone, ancora la
chiusura, poi c'è Mariani, la conclusione che viene ribattuta ancora, serie di batti e ribatti, e poi ancora Mariani, va di sinistro, c'è la parata di Bottaluccio. Dunque 35esimo minuto, termina questa azione insistita del Pineto che continua a spingere in avanti, 1-1 il parziale, linea a te Jacopo. Ricominciamo il giro da Francavilla al Mare, questa volta con meno sintesi, ripartiamo da Paolo Renzetti. Paolo. Sì, grazie Jacopo, sono 32 minuti di gioco, 0-0, attacca Lavastese, c'è questo tiro cross piuttosto telefonato di Fiore, la parata del portiere della formazione di casa Valerio Spacca, ma pochi istanti fa, prima di ricevere la linea, ancora pericolosa invece la formazione di casa, il Francavilla con Banegas, il controllo difettoso dell'avanti francavillese in area di rigore con poi il portiere Stefano Camerlengo della Vastese, che è riuscito a controllare il pallone, ma poteva fare sicuramente meglio l'attaccante giallorosso. Francavilla che continua a farsi preferire sul piano della manovra e anche della condizione generale di squadra. Vastese che invece non è andata mai alla conclusione vera nello specchio della porta, difesa da Valerio Spacca nel periodo non collegato, c'è stato solo un colpo di testa al 27esimo di Viscardi per gli ospiti, con il pallone terminato piuttosto distante sopra la traversa della porta francavillese. Ora il gioco è fermo, c'è un calcio di punizione in favore della formazione aragonese, la Vastese allenata da Gianluca Colavitto, un po' al di sotto delle attese, un po' delle ultime prestazioni sicuramente la squadra biancorossa, anche lo ripetiamo, probabilmente per merito di una Francavilla che sta giocando a dispetto delle assenze, delle numerose assenze, delle tante defezioni, una parte di primo tempo, anzi una quasi primo tempo che sta arrivando ai minuti finali, dicevo una prima parte di gara sicuramente molto positiva anche sul piano della volontà. Francavilla che sta provando di più della Vastese a cercare di sbloccare il risultato. 34esimo, sempre 0-0, c'è questo calcio di punizione in favore degli ospiti, siamo però a metà campo, nella metà campo del Francavilla, dunque lontanissimi, distanza siderale dalla porta, difesa da Valerio Spacca, infatti Fiore tocca corto per De Feo, pallone in area di rigore, c'è questa rovesciata di Leonetti, tra l'altro terminato in posizione di fuorigioco, dunque pallone che era terminato sopra la traversa, ma gioco fermo, calcio di punizione per il Francavilla, 34, quasi 35 minuti di gioco allo stadio Valle Anzuca, 0-0 tra Francavilla e Vastese, a te la linea Jacopo. Grazie Paolo, andiamo a Recanati, Recanatese Avezzano, Andrea Costantini, Andrea. 5 minuti e mezzo al 45esimo, sempre Avezzano in pieno controllo delle operazioni e anche in sfido vantaggio, 2-0 con le reti di Dos Santos e Cerone, la prima rete segnata sul calcio di punizione. Avezzano che poco fa ha sfiorato anche la terza marcatura con un'incursione sulla destra di Pellecchia, Pellecchia poi è appena entrato in area, non ha calciato bene, non ha centrato lo specchio della porta, ma Avezzano continua a controllare con grande facilità la partita. La Recanatese per il momento non si è mai vista in maniera seria con azioni da gol costruite dalle parti di Lombardi, se si eccettua la punizione calciata da Negro, e sullo 0-1 un'azione di Lupo che aveva deviato un calcio d'angolo verso la porta ma in maniera molto debole, si era però sullo 0-1, per il resto davvero nulla da parte della compagine leopardiana. Dunque la persona che per il momento tiene il pallino del gioco e prova ad affondare a piacimento come fa in questo momento con una palla che non arriva a Dos Santos, ma Deramo insiste, prova ad andare a prendersela e per poco non ci riesce, poi riesce a sbrogliare in qualche modo Colonna che quindi viene atterrato da dietro, calcio di punizione per la Recanatese, già battuto, va in possessione Lupo che prova a fiondare in avanti verso Palumbo, c'è la copertura però di Sbardella, molto bravo Sbardella, gira Palumbo, si rifugia dalle parti di Lombardi, rinvio dell'estremo difensore che va a trovare in mezzo al campo in posizione un po' desueta Lombardo, il quale allarga per Cerone, Cerone prova a cambiare il fronte di gioco ma Colonna va a intercettare questo pallone che era diretto a Pellecchia. 41 minuti 10 secondi qui al Lombardi, Recanatese 0 Avezzano 2, le firme di Dos Santos al decimo e di Cerone al ventesimo. Studio. Grazie Andrea, andiamo all'Aquila da Daniela Rosone per sapere le condizioni dicevoli, per quanto Daniela tu ne possa sapere, e anche per raccontarci l'Aquila che ha avuto due occasioni, una con Brenci e una con Valenti se non erro.
Sì, con Valenti. Sì, Jacopo, innanzitutto su Cevoli sappiamo poco, nel senso che crediamo, anche con i colleghi, che sia stato portato via con l'ambulanza al nosocomio del San Salvatore, perché in realtà è stato fatto uscire dalla rampa, quindi probabilmente è stato portato per accertamenti, anche perché il colpo che ha preso lo ha preso in testa, quindi probabilmente ci saranno tutti gli accertamenti di rito. Per quanto riguarda le occasioni, ce ne sono state ben tre nel periodo non collegato, sempre appannaggio dell'Aquila Calcio. La prima con Brenci su assist di Sieno, e c'è stata qui la bella parata di Palla che ha respinto con i pugni, e al 33esimo invece un tiro cross di Marra che è andato a finire direttamente in porta, però era stato sbandierato il fuorigioco. Al 37esimo invece un'altra occasionissima per l'Aquila Calcio, con una bella punizione di Valenti che è finita di pochissimo alta sulla traversa. A parte questo non ci sono stati altri sussulti. Un San Marino che continua a muoversi bene, Jacopo, però fa fatica molto a costruire un'azione. Infatti fino a questo momento, possiamo dire il primo tempo a questo punto che sta per concludersi, non ha fatto un tiro in porta degno di essere chiamato tale, mentre l'Aquila ha avuto tantissime occasioni, perché sono state tutte di marca rossoblu, però non è riuscita a concretizzare appunto il vantaggio. Si braccia mister Battistini, che è partito con il 3-5-2, e vediamo se poi adatterà modulo a seconda dell'avversario, anche se l'Aquila come al solito sta creando tantissime occasioni e le ha avute. Soprattutto c'è stato pure un bel colpo di testa prima con Rusci, quindi di occasioni insomma per avere il vantaggio ne ha avute. Vedremo se il mister deciderà a livello di modulo, a livello di spostamenti in campo, di apportare qualche correttivo magari per essere più incisivi. Manca dunque solo un pizzico di concretezza all'Aquila, grazie Daniela. Grazie. Andiamo a, a Francavilla, perché c'è il vantaggio di casa, vero Paolo Renzetti? Paolo. Il vantaggio del Francavilla, quando siamo giunti al minuto numero 38 di questo primo tempo, è stato Cosmo Palumbo a segnare un bel gol al volo su perfetto cross dalla sinistra di Banegas, forse anche una leggera complicità del portiere Camerlengo, perché è vero che il tiro era molto violento, ma il portiere della Vastese a mio avviso poteva forse cercare di respingere il pallone, sfera che si è invece insaccata alle sue spalle. Direi vantaggio meritato, lo dobbiamo dire, del Francavilla, che come avevo detto in precedenza, Jacopo, ci aveva dimostrato di crederci di più. Diverse conclusioni verso lo specchio della porta aragonese, e al 38esimo è arrivato il gol di Palumbo a sbloccare questo derby. Dunque ora sono 39 minuti di gioco da 60 secondi, Francavilla in vantaggio per 1-0, il gol di Cosmo Palumbo. A te la linea. Grazie Paolo, dunque si sblocca il risultato nel derby, va a condurre il Francavilla 1-0 con Palumbo. Siamo quasi in chiusura dei primi tempi, ma torniamo a Castelfidardo da Roberta Di Sante. Castelfidardo Bineto, Roberta. E qui siamo quasi al 44esimo, Jacopo, dunque proprio agli sgoccioli di questa prima frazione, sempre 1-1 il parziale. Dunque, allora facciamo una cosa, Roberta, fammi vedere un attimo a Recanati quanto manca. 44esimo a Castelfidardo, a Recanati, Andrea? Sì. Qui siamo già oltre il 45esimo, non abbiamo visto se è stato segnato il recupero, non abbiamo avuto segnalazioni, però si continua a giocare. Poco fa la Recanatese avrebbe avuto l'occasione per l'1-2, ma l'azione è stata invalidata per una posizione di fuorigioco, ma si era divorato comunque un gol incredibile. Ditemi, vado avanti. No, allora andiamo a Castelfidardo, facciamo 30 secondi a testa perché Francavilla è un po' indietro. Allora 30 secondi a testa tra Castelfidardo e Recanati fino alla fine dei tempi, e poi chiudiamo con Francavilla e l'Aquila ovviamente. Roberta. Allora, sì, ti segnalo subito che c'è stata la prima ammonizione di questo primo tempo ai danni di Ciarcelluti. Adesso ci sarà un calcio di punizione dai 25 metri, 25-30 metri in favore del Castelfidardo, 1-1 il parziale. Castelfidardo che pochi istanti fa è andato vicino al raddoppio, al sorpasso, quindi di nuovo al 40esimo Borgese, sempre su una... Intanto è finita Recanati, primo tempo, ci dice Andrea.
Andrea Costantini, 0-2 per l'Avezzano, finito il primo tempo al Tubaldi. Roberta, continua. Sì, allora c'è di nuovo questo calcio di punizione nel mucchio, il colpo di testa, poi la sfera viene spazzata da Mariani che prova a far ripartire il Pineto, ma c'è in anticipo Pigini che spazza anche lui in fallo laterale, rimessa in favore della formazione di Amauro. Vi dicevo che al 40esimo, sempre sugli sviluppi di un calcio di punizione, Minella era andato vicino al raddoppio, però non ci è arrivato e poi è stato anticipato da Giachetta in uscita. Intanto un minuto di recupero segnala il quarto uomo a bordo campo. Dunque, ok, fino al duplice fischio e poi ci ridai la linea, senza commento. Va bene, allora andiamo, adesso il gioco è fermo perché c'è la rimessa laterale in favore del Castelfidardo, siamo all'altezza della linea di centrocampo, Minella prova a prolungare, poi Orlando spazza la parte opposta a liberare la propria area, Farias non riesce però a far salire la squadra, ancora serie di batti e ribatti, si lotta al centrocampo, il Pineto recupera palla con Zane che serve Battista, prova a dispiegarsi in avanti la formazione di Amaulo, ma Battista viene recuperato da Massi che fa buona guardia su di lui e poi il direttore di gara dice che l'ultimo tocco è del giocatore del Pineto, non si batte il fallo laterale, finisce qui 1-1 il parziale e dunque linea a te Jacopo. Grazie Roberta, andiamo a Francavilla. Paolo, quanto manca? Dal nostro cronometro siamo giunti al Valle Anzuca al 43esimo minuto nel corso del primo tempo, dunque tra due primi dovrebbe arrivare il doppio fischio del direttore di gara a meno che non si decida per un recupero. Intanto attacca ancora il Francavilla, c'è però questo lancio in avanti troppo lungo per Procida, l'uscita del portiere Camerlengo che ha già rimesso il pallone in gioco, ricordiamo il parziale variato. Intanto si è finito il primo tempo anche all'Aquila, quindi si gioca solo a Francavilla delle Abruzzesi. Paolo, quindi puoi andare fino alla fine. Sì, dicevo, punteggio variato qui al Valle Anzuca da poco, al 38esimo il vantaggio della formazione di casa con Cosmo Palumbo, pallone recuperato sul settore di sinistra da Banegas che ha addomesticato bene la sfera, ha crossato poi a centro area per Palumbo che al volo, un tiro molto violento, ha superato il portiere Camerlengo. Ora attacca però la Vastese con Fiore che viene però anticipato in fallo laterale da Youssef, 90 secondi al termine di questo primo tempo, più eventuale recupero, tra l'altro si gioca Jacopo in leggera semi-oscurità qui al Valle Anzuca, non sono stati ancora accesi i riflettori dello stadio, intanto ancora la squadra ospite in avanti in colpo di testa innocuo di un giocatore in maglia bianco-rossa, si è trattato di Leonetti, nessun problema per il portiere Valerio Spacca che ora guadagna qualche secondo prima di rimettere il pallone in gioco quando è iniziato in questo istante l'ultimo minuto del primo tempo, 45esimo in corso allo stadio Valle Anzuca, Francavilla 1 Vastese 0, ricordo anche oltre al gol di Palumbo al 38esimo l'unica ammonizione di questa partita, attenzione ancora il Francavilla in avanti, ancora una conclusione di Banegas, la parata del portiere Camerlengo, direi meglio, sicuramente meglio il Francavilla in questo primo tempo, pur senza strafare la squadra di Pierluigi Iervese ha fatto vedere le cose migliori, ha concluso diverse volte nello specchio della porta difesa da Camerlengo e ha trovato con merito il vantaggio, il gol dell'1-0 con Palumbo al 38esimo, immaginiamo che negli spogliatoi durante l'intervallo si farà sentire e come il tecnico della Vastese Gianluca Colavitto che abbiamo visto urlare qualcosa ai suoi ragazzi qualche minuto fa, intanto attenzione perché c'è questa azione, questa opportunità della squadra ospite con un tiro di Leonetti, 45esimo minuto all'interno dell'area piccola, pallone che è terminato a lato ma c'era stato il cross di Stivaletta, c'è stata una deviazione di un difensore del Francavilla, dunque c'è il calcio d'angolo, vediamo, non crediamo sia stato dato recupero, battuto il tiro dalla bandierina, ancora un pallone in gioco ma non c'è più tempo perché arriva il doppio fischio del direttore di gara Claudio Panattella di Bari che comanda alla fine delle ostilità per il primo tempo qui allo stadio Valle Anzuca, il parziale dopo 45 minuti di gioco
gioco. Francavilla 1, Vastese 0, il gol di Cosmo Palumbo al 38esimo. A te, Jacopo. Grazie, grazie Paolo. E allora sono finali i primi tempi in Serie D, tra un po' andiamo a vedere, anche, sono anche finali quelli di Serie C, delle gare che si stanno giocando, quindi andiamo a fare un po' un riepilogo partendo dalla Serie A. Invece le gare sono iniziate adesso, le tre gare che si giocano nel pomeriggio sono tutte sullo 0-0, sia Genoa-Roma, sia Milan-Torino, sia Udinese-Napoli. Queste le tre partite che si giocano alle 15, sono ancora ferme sullo 0-0, così come è fermo sullo 0-0 il derby tra Ternana e Perugia in Serie B. Dunque finora le partite delle 15 non hanno visto marcature. In Serie C le partite delle 14:30 che sono a riposo: Reggiana in vantaggio a Bassano 0-1, vantaggio del Ravenna su Renate 1-0, Marche ha portato in vantaggio la Feral Pisalò sul Sant'Arcangelo allo stadio Valentino Mazzola. La Triestina in vantaggio 2-1 sul Gubbio. In Serie D vediamo, perché c'è stato anche il raddoppio della Vispesaro, però è 0-0 tra Campobasso e Matelica, quindi in questo momento rosicchierebbe la Vispesaro, due punti alla capolista. Il Pineto pareggia 1-1 contro il Castelfidardo, doppio vantaggio come detto della Vispesaro sul Fabriano Cerreto. Dopo il vantaggio di Cruz c'è anche il raddoppio dello stesso attaccante, quindi doppietta di Cruz, 2-0 tra Fabriano e Vispesaro. Francavilla Vastese 1-0, avete sentito Paolo Lenzetti, gol di Cosmo Palumbo. 0-0 tra L'Aquila e San Marino. Nero Stellati Monticelli 1-1, giocata ieri. 0-0 Dagnone tra Agnonese e Jesina. Dos Santos e Cerone, gli autori dei gol dell'Avezzano in questo primo tempo contro la Recanatese. San Nicolo San Giustese invece altro risultato finale, 1-1, giocato, partita giocata ieri. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale perché tra poco saremo di nuovo in diretta per seguire i secondi tempi del campionato di Serie D, Girone F e di tutte le altre partite del pomeriggio. Tra poco. Torniamo da Andrea che sta 0-3. Torniamo in diretta per i secondi tempi di Diretta Stadio. Andiamo subito a Recanati, dove c'è il tris dell'Avezzano. Andrea Costantini, Andrea. Sì, terzo gol dell'Avezzano, come hai prontamente segnalato. Siamo al quarto minuto, due minuti fa la rete, ancora in gol Federico Cerone, ma tutto facile davvero per l'Avezzano. Palla persa dalla Recanatese nella propria tre quarti di campo. Pellecchia dalla destra, trova centralmente un pallone molto preciso Cerone, difesa della Recanatese mal piazzata. Tra l'altro dietro la zona c'era anche Dos Santos, quindi potenzialmente due giocatori da mandare in porta per Pellecchia, che ha scelto Cerone, e poi l'ha controllato, è entrato in area poi con un diagonale molto preciso. Mancino ha battuto Maraglino. Ma davvero tutto molto semplice per la squadra del presidente Paris, che gongola sotto la nostra postazione. Partita sempre più in controllo, oramai praticamente messa in ghiaccio dalla squadra di Giampaolo. La Recanatese, se voleva tentare una rimonta, doveva dare un segnale molto diverso da quello che invece c'è stato al ripristino delle ostilità, con l'Avezzano che addirittura ha triplicato. Doppietta dunque per Federico Cerone, e Avezzano avanti 3-0 quando siamo al quinto della ripresa. Studio. Grazie Andrea. Intanto c'è il primo gol in Serie A, lo segna proprio il Napoli contro l'Udinese con Giorginio su calcio di rigore, un calcio di rigore prima neutralizzato, calciato malissimo da Scuffet, e poi sulla respinta si è avventato lo stesso Giorginio. Rivediamo in bassa frequenza, rigore inguardabile praticamente, però la respinta di Scuffet di fatto
fa in modo che il pallone torni sul piede destro di Jorginho e dunque passa in vantaggio il Napoli a Udine, Udinese 0, Napoli 1, questo per la Serie A, primo risultato nelle partite del pomeriggio che si sblocca. Ricominciamo il giro, dunque doppietta di Cerone e partita in questo momento, possiamo dirlo, con tre gol di vantaggio virtualmente chiusa a Recanati. Ricominciamo dal derby di Francavilla al Mare, Francavilla Avezzano, Francavilla Vastese, pardon, Paolo Renzetti. Paolo. Sì, Jacopo, prendiamo la linea qui dal Valle Anzuca, ma la gara non è ancora iniziata e dunque dobbiamo attendere qualche attimo prima del fischio d'inizio di questo secondo tempo, quindi se tu sei d'accordo io... Perfetto, allora riprendiamo la linea, Paolo. Sì, andiamo a vedere se è ricominciata Castelfidardo, tra un po' ritorniamo a Francavilla. Roberta. Sì, qui è ricominciata da tre minuti, Jacopo, adesso c'è un corner in favore del Pineto, c'è Bisegna sul pallone che fa partire proprio adesso il traversone e poi l'anticipo ancora del difensore del Castelfidardo ancora verso Bisegna che mette di nuovo in mezzo e ancora ha un provo adesso di testa, dovrebbe essere Ciarcelludi che poi va sul fondo, impreciso il colpo di testa, l'impatto con il pallone. Pochi istanti fa, al secondo minuto, ancora Bisegna aveva fatto partire un buon raso terra per Battista che in scivolata all'altezza del secondo palo era stato anticipato di un soffio da Massi e proprio su questa azione poi era di nuovo, era insomma partito il, si era sviluppato il corner di cui vi parlavo pochi istanti fa. Nulla di fatto dunque per il Pineto che però è ripartito bene, adesso continua ad attaccare. Adesso Orlando prova a servire Ciarcelludi che però viene anticipato dal numero 2 Bordi che prova a lanciare in questo caso Montagnoli, viene si alza la bandierina del secondo assistente Ravaioli tra le proteste dei tifosi del Castelfidardo in tribuna. Dunque segnalata la posizione di fuorigioco di Montagnoli che era parso insomma se c'era di pochissimo oltre Pomante che è l'ultimo difensore del Pineto perché insomma la squadra stava attaccando, dunque si riparte ora con il rinvio da parte del portiere marchigiano Bottaluccio. Quando siamo al quinto minuto, 1-1 il parziale, lo ricordiamo, nel primo tempo le reti di Grazioso e proprio dell'ex Luca Orlando. Per ora io ti restituisco la linea, Jacopo. Grazie Roberta, intanto si sblocca su calcio di rigore ancora la partita, l'unica che si sta giocando in Serie B, il derby umbro tra Ternana e Perugia, vedete in grafica, Ternana in vantaggio 1-0, gol dagli 11 metri di Montalto, non so se c'è l'Aquila, c'è Daniela Rosone dallo stadio Gran Sasso, allora facciamo così, se ancora non c'è Daniela torniamo a Francavilla per un minuto per vedere se è ricominciato il secondo tempo tra Francavilla e Vastese con Paolo Renzetti. Paolo. Squadra in campo Jacopo da due minuti nel corso della ripresa, sempre 1-0 per il Francavilla in virtù del gol realizzato al 38esimo del primo tempo da Palumbo. Non ci sono state sostituzioni, dunque squadra in campo con gli stessi 22 di inizio partita, con la squadra di Gianluca Colavitto chiamata in questo secondo tempo a cercare quantomeno il gol del pareggio, ma in questi primi due minuti non si è visto molto in casa aragonese. Ancora il Francavilla che attacca e va a guadagnare una rimessa laterale con Giuseppe Molenda. Molenda pronto ad effettuare la battuta con le mani, ovviamente Francavilla in vantaggio seppur con il minimo scarto potrebbe in questa ripresa approfittare degli spazi che inevitabilmente la squadra di Colavito sarà costretta a concedere nel tentativo come detto di ristabilire la parità. Attacca ancora la squadra di Iervese, c'è questa conclusione dalla distanza di Banegas con il pallone che viene deviato in calcio d'angolo dal portiere Camerlengo. Se tu sei d'accordo, Jacopo, sì. Possiamo attendere anche la battuta di questo calcio, certo, d'angolo per poi ridarti immediatamente la linea. Sono tre minuti di gioco al Valle Anzuca, sempre 1-0 per il Francavilla che ha iniziato bene, lo dobbiamo dire, anche questa ripresa. C'è stata la parata
di Camerlengo su Vanegas al terzo minuto. Ora c'è questo tiro dalla bandierina con la solita ammucchiata di giocatori delle due squadre all'interno dell'area di rigore. Arriva lo spiovente del pallone, colpo di testa tentato da Sembroni con la sfera che termina al lato. 4 minuti a Francavilla, Francavilla 1 Vastese 0, a te la linea. Grazie Paolo, andiamo all'Aquila per l'avvio di questa seconda frazione. Daniela Rosone, l'Aquila San Marino. Sì Jacopo, 6 minuti se ne sono andati anche in questo inizio di secondo tempo. Il risultato qui allo stadio Gran Sasso Italia Itala Concia è ancora fermo sullo 0-0, ma si è fatto vedere il San Marino almeno in due occasioni. Una c'era stata proprio sul finale al 46esimo con Enrico che aveva tirato direttamente in porta, e poi una deviazione di Branci che ha mandato in angolo. Il secondo tempo si è aperto invece con due occasioni nitide per il San Marino. Al quarto un tentativo velenoso dal limite dell'area da parte del San Marino, Farroni si è salvato in angolo, e al sesto ci ha riprovato il solito Enrico dai 25 metri, Farroni qui ha parato in due tempi, quindi il risultato è ancora fermo sullo 0-0, la novità è che il San Marino si è fatto vedere molto di più rispetto a quello che era stato il primo tempo, appannaggio completamente del Rossoblù, dalle parti di Farroni. Non ci sono stati cambi, Jacopo, se non quello che vi abbiamo già segnalato di Cevoli e Zekiri che ha preso il suo posto. Per quanto riguarda l'Aquila Calcio non ci sono stati ancora cambi. Perfetto, grazie Daniela. Dunque sempre 0-0 allo stadio Gran Sasso d'Italia tra l'Aquila e il San Marino. Vediamo quali sono i risultati fino a questo momento maturati. Non è cambiato tantissimo nel corso della ripresa, solamente il tris ancora di Cerone per l'Avezzano sul campo della Recanatese. Per il resto questi sono i risultati in questo momento. La Vispesaro a naso dovrebbe essere a meno 1 dal Materica capolista, Materica che sta pareggiando sul campo del Campobasso. Intanto per quanto riguarda gli altri sport dovrebbe essere terminato il Gran Premio di Abu Dhabi, la vittoria di Valtteri Bottas della Mercedes, ultimo appuntamento della stagione in Formula 1. E dunque vittoria di Bottas, secondo Hamilton, podio per Sebastian Vettel, che dunque chiude con un terzo posto, una stagione comunque positiva e poteva essere coronato anche da un mondiale, però non è stato così. Ricominciamo il giro andando a Recanati, dove l'Avezzano gioca sul velluto, Andrea, partita che insomma è iniziata da poco nel secondo tempo. Ci ha mandato anche una foto di un Branicki in tribuna. Sì, però molto partecipe, soprattutto nel primo tempo era un po' più in giù, proprio sulla trentenna, e seguiva la partita con grande pathos. Magari sai, si può pensare, un giocatore come Branicci che ha trovato un poco spazio può pensare di andare via. A giudicare dall'atteggiamento che ha avuto nel corso del primo tempo, di grande sostegno alla squadra, di grande partecipazione, non si direbbe. Ora un po' più composto, seduto sotto di noi, diciamo che la partita è al momento segnata. Peraltro poco fa la Recanatese ha sprecato la palla per segnare l'1-3 con Palumbo, che ha raccolto una corta respinta di testa di Sbardella da buona posizione, però ha sparacchiato alto, mentre nel momento in cui mi davi la linea c'è stato un cross dalla destra di Pellecchia, una torsione di Dos Santos con la palla che è finita fuori. Però la gara noi purtroppo non possiamo che Andrea, dobbiamo andare a Francavilla, c'è il pareggio della Vastese. Paolo Renzetti, Paolo. Della Vastese con Leonetti, c'era stato 30 secondi fa un miracolo del portiere Spacca su punizione dai 20 metri di Fiore, poi è passato meno di un minuto, c'è stata una nuova azione della formazione di Colavito, pallone terminato in area di rigore a Leonetti, tiro violentissimo, pallone sotto l'incrocio dei pali, nulla da fare questa volta per l'estremo francavillese che aveva compiuto il miracolo su Nicola Fiore. E dunque parità allo stadio Valle Anzuca, ottavo minuto, Francavilla 1 Vastese 1, a te la linea. Tra un po' torniamo da te Paolo, lasciamo che Andrea concluda quello che stava il suo collegamento.
Sì, stavo chiudendo il collegamento dicendo che l'unica cosa che possiamo dire è che l'Avezzano è sempre in pieno controllo, l'area canadese è in palese difficoltà, anche più di quanto dica la classifica, che è deficitaria, ma come detto la squadra ha degli elementi senior interessanti, importanti, come i vari Palumbo, Negro, Lunardini, Nodari, ma davvero stiamo vedendo una squadra assolutamente slegata e l'Avezzano sta approfittando con grande facilità di tutte queste lacune che sta palesando la squadra di Alessandrini. 16 minuti nella ripresa, Recanatese 0, Avezzano 3, studio. E allora proprio al Valle Anzuca torniamo con Paolo Renzetti dopo il pareggio di Leonetti che rimette in equilibrio il derby d'Abruzzo di questa giornata di campionato. Paolo. Sì, 9 minuti nel corso della ripresa, 1-1, dunque parità al Valle Anzuca. Avrai forse sentito, Jacopo, in sottofondo l'entusiasmo dei tifosi ospiti presenti in gran numero questo pomeriggio al Valle Anzuca, al gol di Leonetti. Bastese che ha iniziato questa ripresa con un altro passo, con un altro ciglio, attacca ancora la squadra di Colavitto sul settore di destra, ancora il servizio al limite dell'area per Leonetti, è costretto a girarsi, pallone poi all'indietro per Stivaletta. Stivaletta che lascia il pallone ad un compagno, attacca ora a pieno organico la formazione in maglia blu, ovvero la Vastese. Vastese galvanizzata dal vantaggio, ancora un pallone in area di rigore, spizzica, può solo sfiorare il portiere, l'attaccante Leonetti, il giocatore che aveva regalato pochi istanti fa il gol del pareggio alla sua squadra, con poi Spacca che ha già rimesso il pallone in gioco, ora si rovescia invece in avanti la squadra di Pierluigi Iervese, colpita nell'orgoglio ma anche in questo inizio di ripresa dalla reazione davvero impetuosa della formazione ospite, che aveva fatto molto poco, lo dobbiamo dire, nel primo tempo, ma in questo secondo tempo, in questa ripresa, c'era stato prima il miracolo al settimo di Spacca su punizione calciata da Nicola Fiore e poi qualche secondo dopo il gol rabbioso con una sassata dall'interno dell'area di rigore di Leonetti per la parità. Intanto sono diventati due gli ammoniti di questa gara dopo Sembroni, finito sul taccuino del direttore di gara Panatella di Bari nel primo tempo, è stato ammonito in questo avvio di ripresa Velardi, dunque due cartellini gialli per i giocatori del Francavilla. Francavilla che ora attacca sul settore di destra con Molenda, viene messo a terra, c'è il fallo di De Feo e c'è l'ammonizione anche per il centrocampista della formazione ospite. I minuti sono 11 a Francavilla, 1-1 tra Francavilla e Vastese, a te la linea. Grazie Paolo, intanto c'è il terzo gol della Vispesaro sul campo del Fabriano, dunque Fabriano 0, vedete anche in grafica, vediamo anche se è possibile il marcatore, e c'è il tris di Cruz, sempre lui, dunque tripletta, se non andiamo errati per Cruz, se tutti i marcatori sono esatti, se le segnalazioni sono state esatte, dovrebbe essere tripletta per Cruz. Andiamo a Castelfidardo Pineto, Roberta Di Sante. Roberta. Abbiamo appena superato il quarto d'ora qui al Mancini di Castelfidardo di questa ripresa, prima sostituzione dell'incontro proprio pochissimi istanti fa da parte di Daniele Amauro, che ha tirato fuori Parcelluti per inserire Esposito sulla sinistra, dunque non cambia nulla nello scacchiere tattico di Amauro, con Esposito che va appunto a piazzarsi come esterno a sinistra sul tre quarti alle spalle di Farias. Sempre 1-1 il parziale. Nei minuti in cui non siamo stati collegati c'è stato un contropiede da parte della formazione del Castelfidardo con Minella, che avrebbe potuto servire il compagno, invece al limite dell'area ha preferito calciare, forse poteva essere sfruttata meglio questa azione da parte della formazione marchigiana, che adesso invece va a beneficiare di un calcio di punizione da posizione centrale. Sono circa 30 i metri di distanza dalla porta difesa di Giachetta, però la posizione è buona proprio perché è centrale. Dicevo che prima ne è venuto fuori un calcio
un tiro un po' ciabattato da parte di Minella con Giachetta che ha potuto parare a terra. Ora invece c'è questo calcio di punizione sempre per la formazione marchigiana, c'è Grazioso sul pallone, va però a calciare Montagnoli di prima intenzione con la sfera che si impenna però oltre la traversa, dunque sempre 1-1, nulla di fatto per il Castelfidardo. Adesso si riparte con il rinvio da parte di Giachetta, ancora nessuna sostituzione nelle fila fidardensi, una appunto ne ha fatta a Mauro con quella che vi annunciavo prima con l'ingresso di Esposito, partita che è ancora abbastanza equilibrata, non è una partita spettacolare Jacopo, anche per via delle condizioni del terreno di gioco, come vi dicevo nel corso della prima frazione ci sono state poche occasioni e quelle che ci sono state sono venute quasi tutte da calcio piazzato, comunque da tiro da fermo. Intanto c'è un'incursione in area proprio da parte di Montagnoli che va direttamente a calciare su Giachetta che si frappone con i piedi, no, scusate, è Massi, non Montagnoli, Massi. Giachetta è bravo in questo caso a uscire e a fare da muro, proprio vero e proprio muro, con Massi che si era aveva superato due difensori e si era impuneato in area, dunque corner per il Castelfidardo. Spazza Zane, la sfera però termina ancora sui piedi dei giocatori biancoverdi, con Mihailov che adesso prova a scardinarsi in area di rigore, c'è la conclusione a giro da parte di Minella che termina di pochissimo sopra il 7, brividi per il Pineto quando siamo al 19° minuto, Castelfidardo vicino a sorpassare Jacopo. Grazie Roberta, dunque pericolo per il Pineto. Andiamo all'Aquila, l'Aquila San Marino con il rossoblu che continuano a spingere, vero Daniela? Sì, Jacopo, ha cambiato il risultato proprio nel periodo in cui stavo aspettando il collegamento. Siamo al 18°, ma al 16° è arrivato il gol del vantaggio dell'Aquila Calcio, un pendente di Valenti che prende il palo, la palla poi ribatte, torna davanti il portiere e Ibe abilissimo a metterla dentro, quindi gol dell'Aquila realizzato. Peraltro Ibe è entrato da poco, se non erro. Ibe è entrato da poco, era stato sostituito infatti, era stato sostituito da poco al 12°, è andato a sostituire Rusci e un altro gol pesantissimo di Ibe che è entrato in forma subito, si è fatto vedere lì davanti, aveva avuto anche un'altra chance per il vantaggio al 12° con un colpo di testa, poi è arrivato questo vantaggio che premia gli sforzi dell'Aquila in un momento in cui San Marino comunque dalle parti di Parroni, Jacopo, si era fatto vedere in qualche occasione, quindi l'Aquila 1, San Marino 0. Perfetto, grazie Daniela, buone notizie dunque dal Gran Sasso d'Italia, Italo a Concia, sono finiti i primi tempi in Serie A, allora andiamo a vedere il quadro con l'unica rete di fatto che è stata realizzata dal Napoli con Giorginho, rigore come abbiamo descritto prima, ribattuto da Scuffet e poi sulla ribattuta proprio Giorginho si è avventato sulla respinta e ha segnato il gol del vantaggio. 0-0 Genoa-Roma e Milan-Torino. In Serie B vediamo il vantaggio, come detto, della Ternana con il Perugia, 1-0, gol su rigore realizzato da Montalto. In Serie C c'è il raddoppio della Feralpi-Salò, 0-2 sul campo del Sant'Arcangelo. Per il resto la Reggiana continua a condurre sul campo del Bassano, così come il Ravenna 1-0 contro il Renate, sempre in vantaggio anche la Triestina contro il Gubbio 2-1. Questi risultati invece in questo momento in Serie D, al netto di eventuali cambiamenti degli ultimi secondi, questi sono i risultati: ancora 0-0 tra Campobasso e Matelica, 1-1 tra Castelfidardo e Pineto. Peraltro vi dico, a proposito di Campobasso Matelica che ha appena fallito un calcio di rigore con Magrassi, calcio di rigore respinto da Landi, dunque il Campobasso si salva perché il Matelica poteva passare in vantaggio proprio con il suo bomber Magrassi, Landi ha respinto e dunque il risultato
rimane sullo 0-0, Castelfidardo Pineto 1-1, Grazioso e Orlando, Fabriano Vispesaro 0-3, Francavilla Vastese 1-1, Palumbo e Leonetti, L'Aquila San Marino 1-0, Ibe, Nerostellati Monticelli 1-1 giocata ieri, Agnonese Jesina 0-0, Recanatese Avezzano 0-3, due volte Cerone e Dos Santos in apertura per i biancoverdi, San Nicolò San Giustese 1-1. Questi sono i risultati fino a questo momento. E allora ripartiamo proprio con Francavilla al Mare e proprio con Francavilla Vastese con Paolo Renzetti. Paolo. 19 minuti nella ripresa qui al Valle Anzuca, dove sta iniziando a piovere, sempre 1-1 tra Francavilla e Vastese. Ricordo il vantaggio dei padroni di casa al 38esimo con Cosmo Palumbo, nella ripresa all'ottavo minuto il pareggio di Leonetti, ma è una Vastese trasformata quella che stiamo vedendo in campo, Jacopo, in questa ripresa. La squadra di Colavitto galvanizzata, caricata dal gol del pari, continua ad attaccare ancora in avanti i ragazzi del presidente Bolami, ancora la Vastese che però poi perde il pallone. Francavilla un po' frastornato dopo il pareggio della formazione ospite. Francavilla che aveva giocato un ottimo primo tempo, che aveva sicuramente meritato il vantaggio con Palumbo. In questa ripresa però stiamo vedendo sicuramente una gara diversa, e questa volta per merito della formazione ospite. Nel periodo non collegato è arrivato il quarto cartellino giallo di questa partita, è stato ammonito ancora un giocatore del Francavilla, si tratta di Romeo. Dunque 4 i giocatori finiti sul taccuino del direttore di gara Claudio Panattella di Bari, 3 di marca giallorossa e 1 della Vastese, in questo caso si tratta di De Feo. Ora in avanti però la squadra di Iervese, Francavilla che va a guadagnare anche un calcio di punizione, c'è stato un fallo commesso da Bittaglie su Mirko Velardi, dunque il direttore di gara che ha comandato il calcio di punizione. Siamo vicino alla zona di centrocampo, Velardi batte all'indietro questo calcio di punizione per Sembroni, il lancio in avanti dell'ex giocatore del Pescara, troppo lungo però il servizio tentato per Youssef con il pallone che termina in fallo laterale. Scocca il 20esimo a Francavilla, 1-1 tra Francavilla e Vastese a te la linea. Andiamo a Castelfidardo, che è più in bilico rispetto a Recanati, dove andremo successivamente. Torniamo per un paio di minuti al Mancini di Castelfidardo, Castelfidardo Pineto, Roberta. Sì Jacopo, siamo al 24esimo minuto e dopo l'occasione che c'è stata, che vi descrivevo prima, per il Castelfidardo con conclusione proprio di Montagnoli, che ha sorvolato di poco il 7, la risposta da parte del Pineto è passata per i piedi di Michele Bisegna, che è entrato in area e dalla destra ha fatto partire il sinistro con la risposta di Bottaluccio. Intanto arriva anche la seconda sostituzione da parte di mister Amauro, che richiama a sé l'altro esterno Battista per far entrare in campo Fiumara, che solitamente siamo abituati a vedere in posizione di terzino sinistro. In questo frangente della gara invece è stato posizionato in avanti sulla tre quarti, sempre ovviamente sul fronte di sinistra. Una sostituzione anche tra le fila del Castelfidardo, richiamato Montagnoli che ha fatto posto a Mantini, sempre 1-1 il parziale, partita che continua ad essere comunque piuttosto equilibrata tra le due formazioni, non ci sono stati grossi lampi. Adesso proprio Fiumara va a recuperare un pallone, prova a mettere in movimento Farias, che però viene anticipato, quindi recupera il pallone il Castelfidardo con Trillini, che prova a sua volta a lanciare in avanti, ma c'è l'anticipo di Zane su Minella, quindi serie di batti e ribatti, si continua a lottare a centrocampo. Zane mette palla a terra e serve Mariani, che apre il gioco dalla parte opposta all'indirizzo di Pezzotti, che prova a far passare questo pallone in mezzo, poi Bisegna si incunea in aria, rimane a terra, l'arbitro dice che si può proseguire. Okay. Dunque riparte il Castelfidardo in contropiede e c'è il fallo di Pomante, che adesso viene ammonito perché l'azione del Castelfidardo stava ripartendo, c'è il fallo su Mihailov che stava appunto facendo ripartire la sua squadra, dunque Pomante viene giustamente ammonito per fallo tardo.
tattico, adesso ci sarà il calcio di punizione in favore del Castelfidardo, dunque 27esimo minuto, 1-1, e io ti restituisco la linea per ora, visto che comunque la distanza era guardevole. Grazie, grazie Roberta, andiamo a Recanati adesso, Recanatese Avezzano 0-3. Sì, mezz'ora di gioco qui al Tubaldi, sempre 0-3, ma davvero poco da segnalare. Poco fa le prime due sostituzioni, al 26esimo è entrato Pollino, l'Avezzano al posto di D'Ambrosio, poi pochi istanti fa nella Recanatese il primo cambio con Bajdic al posto di Senigalliesi, nel periodo non collegato, e a un sinistro alto di Ron 23esimo, Senigalliesi al 25esimo dopo schema da calcio piazzato. Pochi minuti dopo Senigalliesi ha lasciato il campo, ma qui in sostanza si aspetta solo che questi 15 minuti più recupero passino, perché questa gara al momento non ha più niente da dire, quindi Alessandro tra poco metterà in cascina altri 3 punti e magari si aspetta buone notizie anche dagli altri campi, perché stando così le cose, con la Vastese bloccata sul pareggio a Franca Villa, con il campo basso che sta facendo sul Matelica, l'Avezzano staccherebbe il campo basso e si avvicinerebbe al Vastese, dando ulteriore forza alla sua attuale posizione in classifica, cioè la quarta posizione. Questa gara praticamente non ha più nulla da dire. Ora c'è un'azione dell'Avezzano proprio con l'entrato Fortino, che non vede sopra la posizione di Bardo, poi la Recanatese recupera la sfera e prova ma non ci sono grossi sviluppi. L'azione ora è sulla sinistra con l'affondo del diventato Bajdic, che viene accompagnato da Teramo, poi ancora la Recanatese che prova a farsi viva in area di rigore. C'è una conclusione alta di Lunardini appena dentro l'area di rigore. 32esimo, Recanatese 0 Avezzano 3. Studio. Grazie Andrea, insomma abbiamo visto quello che ci avevi detto prima, insomma stando così le cose in questo momento la Vispesa raccorcerebbe, si porterebbe di fatto a meno uno dal Matelica, la Vastese rimarrebbe a terza forza del campionato a quota 30, l'Avezzano sarebbe a 26 con il campo basso a 24 punti e l'Aquila a 23. Torniamo proprio a Francavilla al Mare per Francavilla Vastese al Valle Anzuca, Paolo Renzetti. Paolo. Sì, grazie, il gioco è fermo qui a Francavilla, c'è un calcio di punizione in favore della squadra ospite. Si scaldano un po' gli animi quando siamo giunti al 26esimo in campo, chiedevano il cartellino giallo i giocatori ospiti per il giocatore che era andato a commettere il fallo su De Feo. Vediamo che Colavitto viene richiamato verbalmente dal direttore di gara, aveva protestato in maniera vibrante anche il tecnico aragonese dopo il mancato cartellino giallo, almeno secondo la formazione ospite. Intanto battuta la punizione, c'è subito un lancio in avanti per Leonetti, che in posizione regolare controlla bene il pallone ma poi finisce per crossare la sfera direttamente sul fondo, dunque si riprenderà con una rimessa affidata al portiere Valerio Spacca, che ovviamente rimetterà il pallone sulla zona di centrocampo. Rinvio lungo dell'estremo difensore francavillese, alla parte opposta c'è il tentativo di controllo di Pietrantonio per il Francavilla, ma la difesa della Provasto che riesce per un attimo ad allontanare, poi ancora il Francavilla, perde però il pallone anche la squadra di Iervese, può riportarsi in avanti invece la Vastese sul settore di sinistra con Bittaie. Ancora Bittaie mantiene il pallone in campo, viene poi e termina a terra, non c'è però fallo secondo il direttore di gara, chiedono l'ammonizione per simulazione, invece in questo caso giocatori e tifosi di casa, non interviene il direttore di gara con la sfera che poi finisce sul fondo, dunque ancora una volta rimessa affidata al portiere del Francavilla Valerio Spacchi. A proposito di Francavilla, Jacopo, pochi istanti fa c'è stata la prima sostituzione in casa giallorossa, perché è uscito uno stanchissimo Ezequiel Pablo Banegas e al suo posto è entrato Michiché. 28 minuti a Francavilla, sempre 1-1 tra Francavilla e Vastese. A te.
Grazie Paolo, andiamo all'Aquila, da Daniela Rosone, l'Aquila San Marino. No, sì, Daniela. Sì, se ne sono andati 31 minuti anche in questo secondo tempo, il risultato è ancora 1-0 a vantaggio dell'Aquila Calcio grazie al gol di Ibe al 16esimo. C'è stato anche un altro cambio tra le file rosso-blu, è entrato Di Paolo ed è uscito Bolzini, dunque mister Battistini è tornato al modulo del 3-5-2 con questo cambio. Al 23esimo, Jacopo, c'è stata un'occasione del San Marino, un cross dalla sinistra e Sparroni è uscito in volo plastico anticipando Zekiri che era già lì pronto e ben appostato. Invece al 24esimo c'è stata un'altra occasionissima per l'Aquila per cercare di incrementare il vantaggio con Valenti che serve Marra, un tiro respinto da Falla che si è salvato come può, è stato bravo il portiere ospite a sventare questa occasione che era stata molto insidiosa, quella del numero 2 Andrea Marra. Il San Marino che si era fatto vedere diverse volte, come vi avevo raccontato, dalle parti del portiere di casa Alessandro Parroni, però poi dopo il gol dell'Aquila si è un po' smarrito, non riesce a trovare gli spazi. Del resto l'Aquila sta spingendo e sta cercando anche il doppio vantaggio, Jacopo, per incrementare appunto e dare un senso ulteriore a questa giornata che l'ha vista protagonista con tantissime palle gol che però non è riuscita a concretizzare fino appunto al vantaggio di Ibe. Perfetto. Grazie Daniela, a dopo. Possiamo rientrare, dunque sempre 1-0, vantaggio dell'Aquila contro il San Marino. Intanto sono ricominciati i secondi tempi in Serie A, viene continuamente riproposto questo, il fallo da rigore di Angella su Maggio ad Udine, fallo che anche sui social network sta scatenando qualche polemica, rivisitazione se poteva o no essere fallo da rigore, però è stato assegnato, insomma. E c'è in questo momento poco da discutere. Intanto, accorciato le distanze, il Sant'Arcangelo contro la Feralpi Salò. Sant'Arcangelo 1, Feralpi Salò 2. Ovviamente siamo in Serie C. Andiamo adesso a Castelfidardo. Castelfidardo Pineto, un minuto e mezzo. Roberta Di Sante, Roberta. Jacopo, siamo al 24esimo minuto qui al Mancini, sempre 1-1 il parziale con il Castelfidardo che adesso prova ad attaccare, c'è l'opposizione efficace di Orlando ma la sfera arriva sui piedi di D'Agostino che serve Pigini, prova a far girare ora il pallone la squadra marchigiana, ancora una volta all'indirizzo sulla destra del numero 4 Trillini che fa partire il traversone che viene spazzato ancora una volta da Ponte, poi rimane a terra Bisegna che si va a lamentare con il direttore di gara proprio al limite dell'area. Non è una partita entusiasmante, Jacopo, quella tra Castelfidardo e Pineto, si sente un po' in avanti l'assenza di Gragnoli che comunque con il suo fisico faceva forse salire un po' di più la squadra, fa fatica comunque il Pineto anche oggi a creare, forse oggi anche a creare situazioni di pericolo, non ci sono state grandissime occasioni come domenica scorsa, troppo da solo Farias in avanti, i tre sulla tre quarti non hanno spinto in maniera, forse avrebbero potuto spingere un pochettino di più, è parso un po' troppo solo Farias in più di un'occasione facilitando appunto la copertura della pur non brillantissima difesa del Castelfidardo, non del tutto incolpevole neanche sull'occasione del pareggio di Orlando, ma adesso ancora la formazione marchigiana che prova ad attaccare, c'è cioè la doppia opposizione proprio di Orlando e di Fiumara, ma la sfera rimane in possesso dei giocatori in maglia bianco-verde che provano ancora a
ad insinuarsi per vie centrali, c'è addirittura l'uscita di Giachetta con i piedi, ma continua. Adesso il Pineto è tutto nella propria metà campo, dunque anche oggi fatica la formazione di Amaolo con il Castelfidardo che continua ad attaccare. Siamo al 36esimo minuto, 1-1 il parziale. Io ti restituisco la linea per ora, si continua a soffrire. Grazie, grazie Roberta. Rientriamo, avete visto anche c'è il vantaggio dell'Agnonese sulla Jesina, 1-0, e c'è anche il quarto gol del Vispesaro sul campo del Fabriano. Non che fosse una partita in grande discussione, insomma anche sullo 0-3 era praticamente finita, ma il Fabriano in questo periodo davvero non ne azzecca una, poi peraltro contro la vice capolista peggio che andar di notte. Agnonese Jesina 1-0, poi ovviamente nel finale faremo anche il riepilogo, vedremo anche la classifica di Serie D che prima abbiamo intravisto. Entra nel Pineto, ci segnala la nostra Roberta, entra nel Pineto anche Giordano Napolano, dunque per questa parte finale di gara mancano pochi minuti. Io andrei prima a Recanati a vedere da Andrea Costantini a che minuto siamo e com'è la situazione. Andrea, la situazione è che siamo al 41esimo, poco fa, ecco, questo lo possiamo dire, standing ovation dei tifosi dell'Avezzano per l'uscita dal campo, per la sostituzione di Federico Cerone tra i protagonisti di questa partita, autore di una gran bella doppietta, è entrato al suo posto a Catullo, girandola di cambi che vi possiamo raccontare, con l'ingresso anche di Priorelli per Pellecchia, di Monachesi per Giaccaglia, ma non cambia il discorso, siamo soltanto in attesa del triplice fischio finale. L'Avezzano conquisterebbe il decimo risultato utile consecutivo e in questa serie di risultati ci sono 7 vittorie e 3 pareggi. Pensate se l'Avezzano non avesse sbagliato, non avesse commesso degli errori ad agosto, se non ci fossero stati quegli avvicendamenti, il potenziale della squadra c'era e bisognava farlo venire fuori. Ora sta venendo fuori e questa Avezzano ora fa davvero sul serio. Altro cambio, applausi anche per un altro giocatore che sta per uscire, potrebbe essere Dos Santos, no, si tratta del numero 3 Lombardo, applausi anche in questo caso scroscianti dei tifosi avezzanesi, sta per entrare con il numero 13 Scutti, dunque fuori Lombardo, autore dell'assist per il gol dello 0-2 di Cerone, al suo posto Scutti, sta calando anche decisamente la visibilità qui al Tubaldi, ma siamo a 3 minuti dal 90esimo, il nostro auspicio è che non ci siano tanti minuti di recupero e non ci sono neanche le condizioni perché vengano concessi. Studio. Grazie Andrea. Dunque partita di fatto in ghiaccio per l'Avezzano. Andiamo a vedere il derby del Valle Anzuca, come procede da Paolo Renzetti. Paolo. Si resta aperta invece la sfida qui del Valle Anzuca tra Francavilla e Vastese, sempre 1-1, 36esimo, squadra di casa in attacco, sbaglia completamente però la conclusione dalla distanza Molenda, Jacopo, che al 29esimo ha fatto gridare al gol i tifosi di casa, i tifosi del Francavilla, il suo missile dai 25 metri, pallone che si è stampato sulla traversa con Camerlengo che probabilmente non avrebbe potuto nulla, pallone che poi è tornato in campo con la difesa ospite che è riuscita in qualche modo a sventare la minaccia, ad allontanare il pallone, sarebbe stato il gol del 2-1 e anche un euro gol per Molenda tra i migliori in casa giallorossa. Ora attacca la Vastese con l'intervento di Di Renzo in anticipo su Bittaglia, pallone in fallo laterale, Di Renzo che è entrato in campo 2 minuti fa al posto di Procida e dopo pochi secondi è stato ammonito per un fallo proprio su Bittaglia dal direttore di gara. In attacco la Vastese, il cross in area di rigore di De Chiara, colpo di testa di Nicola Fiore con il pallone che termina lontano dalla porta, difesa da Valerio Spacca, scocca il 38esimo sul nostro cronometro, dunque 7 primi più recupero al termine, sempre parità 1-1 al Valle Anzuca tra Francavilla e Vastese, a te la linea. Grazie Paolo, dunque si rimane in parità
al Valle Anzuca. Vediamo all'Aquila se, come procede la partita. Daniela. Sì, 1-0, siamo al 41esimo, ma è tutto un forcing da parte dell'Aquila Calcio per cercare il secondo gol. In particolare ci sono state due occasioni importantissime, una al 37esimo, sponda di Ibe per Valenti che ha cercato in tutti i modi il gol, ha galoppato in aria, ha superato tutti, ma poi ha perso un po' di tempo per coordinarsi e ha sparato la palla alta sulla traversa. Al 40esimo invece è un grandissimo Alessandro Steri a centrocampo, ha recuperato palla servendo Steri che è riuscito, è stato bravo in velocità a superare tutti, ha passato a Ibe che era davvero in ottima posizione, Ibe però davanti la porta ha mandato fuori. E c'è stato anche un cambio adesso invece per quanto riguarda il San Marino, è uscito il numero 24 Zekiri ed è entrato Guidi, vi segnalo anche questo, sta finendo, mancano pochi minuti alla partita, c'è tutta la sensazione che l'Aquila stia cercando davvero con le unghie e con i denti di avere il doppio vantaggio, ma finora insomma questi tentativi, grandi occasioni, non si sono riusciti a concretizzare, quindi se sei d'accordo io ti restituisco la linea, certo. Ci sentiamo fra qualche minuto per le conclusioni. Assolutamente, perché c'è il vantaggio del Castelfidardo contro il Pineto. Andiamo da Roberta Di Sante. Roberta, 2-1. E Jacopo, purtroppo quello che vi dicevamo si è concretizzato per il Pineto, perché il Castelfidardo era già da un po' che stava attaccando, facendosi vedere appunto dalle parti di Giachetta. Al 41esimo è arrivato il sorpasso con una bella azione corale tra l'altro di Mantin, che ha servito Mihailov dalla parte posta e poi Mihailov dalla sinistra ha servito appunto, ha fatto partire il filtrante per Calabrese che è scattato sul filo del fuorigioco e ha superato Giachetta in uscita infilando alle spalle del portiere del Pineto per il 2-1 in favore del Castelfidardo. Pineto oggi troppo sterile in fase offensiva. Intanto c'è il colpo di testa di Napolano che però viene contestato dal difensore, dovrebbe essere ancora una volta Giovagnoli, che ha fatto comunque una buona partita in fase difensiva, il numero 6 Fidardense, che è andato adesso proprio a contrastare Napolano appena entrato al posto di Farias appunto ad impattare bene di testa il pallone favorendo la parata di Bottaluccio. Intanto esce in questo momento Pezzotti, c'è cioè la sostituzione, la quarta sostituzione per il Pineto, entra un altro under, Zippilli, che è un altro attacco esterno, dunque fuori Pezzotti, dentro Zippilli, si gioca questa carta a Maolo, quarta sostituzione, ma come vi dicevo Pineto troppo sterile in avanti, ci sono state veramente poche occasioni oggi, a parte il fatto di concretizzare, ma intanto però c'è un conto proprio adesso e c'è il gol in mischia proprio in questo istante, dovrebbe essere Forzane se non mi sbaglio, adesso vediamo un attimino bene di chi si tratta, dovrebbe essere Esposito, il gol di Esposito, c'è stato il gol in mischia, un'azione insistita da una parte e dall'altra, poi da fine l'ultimo tocco è stato di Esposito che va a pareggiare. Ok, scusami Roberta, c'è anche il pareggio del San Marino, andiamo all'Aquila, da Daniela Rosone. Daniela. Jacopo, c'è stato al 43esimo, dopo una serie di gol mangiati dall'Aquila Calcio, c'è stato al 43esimo il pareggio del San Marino, è arrivato un guasto dalla destra per 5 che l'ha messa dentro, dunque il San Marino ha pareggiato i conti dopo tantissime occasioni sprecate dall'Aquila Calcio, è arrivato questo gol che ha gelato un po' lo stadio Gran Sasso e adesso è tutto in salita ovviamente per l'Aquila Calcio che tenterà fino all'ultimo sicuramente di fare sua la partita. Il mister sta facendo anche delle sostituzioni, Battistini, sta entrando Boucher e esce Marra.
Quanto manca, Daniela? Manca pochissimo, perché Jacopo siamo al 45esimo, quindi ci sarà il recupero, penso anche in un consistente recupero visto l'infortunio capitato nel primo tempo, quindi sicuramente ci sarà il recupero. Se sei d'accordo ci sentiamo dopo. Sì. C'è anche una sospensione del San Marino, Candolfi con Tamagnini, quindi c'è anche questa sostituzione del San Marino. Se sei d'accordo ci risentiamo dopo, vedremo quanto darà soprattutto l'arbitro di recupero, considerando quello che è successo ci immaginiamo che darà un po' di tempo. Assolutamente sì, tra un po' torniamo da te, Daniela. Vantaggio della Roma con Stefan El Shaarawy a Genova, per chiudere, Roberta Di Santa, il collegamento, perché poi dobbiamo seguire anche Francavilla Vastese, insomma alla fine siamo riusciti a capire in mischia di chi è stato il tocco decisivo. Sì, il tocco decisivo è stato di Esposito, Jacopo. Perfetto. Quindi ti confermo Esposito. Intanto c'è ancora il Pineto in avanti, c'è l'uscita questa volta di Bottaluccio ad anticipare Di Rocco, che è appena entrato. Allora vi dicevo dunque, c'è stato un finale concitatissimo, perché c'è stato prima il sorpasso da parte del Castelfidardo con Calabrese e poi appunto il pareggio in mischia di Esposito, che è stato il più veloce ad insaccare, e poi pochissimi istanti fa sul nuovo contropiede del Castelfidardo un doppio miracolo di Giachetta, che si va a frapporre prima su Pigini, sulla conclusione di Pigini dalla distanza, e poi ancora su Calabrese. Dunque finale concitatissimo qui al Mancini di Castelfidardo, partita che si è infiammata nel finale praticamente. Perfetto, grazie. Rientriamo solo per prendere il finale da Recanati. È finita al Tubaldi, vero? Chiedo ad Andrea Costantini. No, ha chiuso. Ok, ha chiuso il collegamento. Allora andiamo a Francavilla al Mare, da Francavilla, Paolo Renzetti, Francavilla Vastese. Paolo. Sì, siamo al 44esimo. C'è una sostituzione nella Vastese. Entra Cristaldi ed esce Bittaie. Qualche secondo fa pericolosa la formazione ospite, ancora con Leonetti dall'interno dell'area di rigore, conclusione violentissima con il pallone terminato di poco sopra la traversa. Si sta giocando l'ultimo minuto dei tempi regolamentari, non ci sarà, crediamo, molto da recuperare, perché ci sono state solo 4 sostituzioni e pochissime interruzioni di gioco in questa ripresa, dunque potrebbero essere 2, al massimo 3 i minuti di recupero. Vediamo 2 minuti di recupero qui allo stadio Valle Anzuca, dunque ultimi 120 secondi di questo derby. Ricordiamo il parziale parità 1-1 tra Francavilla e Vastese, ancora in avanti la formazione ospite, terreno che si sta facendo via via più scivoloso per la pioggia che continua a cadere, tra l'altro dopo un inizio diciamo blando ora piove in maniera più copiosa, terreno che ne sta risentendo. Okay. Ma la partita è quasi finita, a te la linea, Jacopo. Paolo, resta in collegamento, ovviamente faccio un giro, mancano 120 secondi a Francavilla, e allora io direi facciamo un giro rapidissimo a Recanati, Recanatese Avezzano, finale Andrea Costantini. Andrea. Guarda Jacopo, sono con il presidente Paris, proprio 30 secondi, poi lo intervistiamo anche sulla stampa. Presidente, un commento a caldo, una grande vittoria, partita senza storie. Beh sì, la squadra ha dimostrato di avere autorità, personalità, carattere. Decimo risultato utile consecutivo, zona playoff consolidata. Io volevo questo, ci avviciniamo alla partita con il San Marino nel migliore dei modi, abbiamo dimostrato di avere la quadratura per andare lontano. Vittoria e gran calcio anche. Sì, sì, tutte le reti sono state frutto di giuste geometrie, di ampiezza, di visione di gioco, quello ovviamente si traduce in gran calcio. Ultima cosa, risultati così l'Avezzano guadagna punti sul terzo posto e stacca anche il campo basso, altre buone notizie. Sì, oggi quindi andiamo a consolidare il quarto posto, ma sinceramente spero che si possa fare ancora qualcosa di più. Non so i risultati delle altre, mi hai accennato qualcosa, ma se continuiamo così allora l'Avezzano Calcio conterà fino alla fine per questo campionato e per l'esito di questo campionato. Grazie al presidente Paris, ci sentiamo dopo, Jacopo. Perfetto. Finale al Tubaldi 0-3, a te. Francavilla, perché è finita anche all'Aquila ed è finita a Castelfidardo. Paolo Renzetti, Paolo, fino alla fine.
Ed è finita anche allo stadio Valle Anzuca di Francavilla, dopo due minuti di recupero, parità 1-1 il finale, applausi per tutti, direi punteggio tutto sommato giusto. Nel secondo tempo clamorosa traversa del Francavilla, ma un paio di occasioni pericolose anche per la formazione ospite, dunque pareggio che ci può anche stare, che credo possa soddisfare comunque più la Vastese che il Francavilla che giocava dinanzi al pubblico amico. Dunque il finale dallo stadio Valle Anzuca, 1-1 tra Francavilla e Vastese, ricordo i gol, vantaggio dei padroni di casa al 38esimo con Palumbo, nella ripresa all'ottavo il pareggio per la formazione ospite di Lionetti. È tutto dallo stadio Valle Anzuca di Francavilla, a te Jacopo. Perfetto Paolo, andiamo all'Aquila dove è finita con un risultato sempre di 1-1 ma beffardo per l'Aquila, possiamo dirlo, con il San Marino dopo aver sciupato tanto. Daniela, per il commento rapidissimo in finale di gara. Sì Jacopo, stiamo aspettando per le interviste post gara, un'Aquila sciupona, possiamo riassumere un po' così questa giornata perché ha avuto tantissime occasioni e soprattutto dopo diverse chance che aveva avuto ha preso questo gol a San Marino, che è stato bravo a sfruttare una delle pochissime occasioni con 5, dunque l'Aquila sicuramente recrimina, adesso vedremo anche cosa dirà mister Battistini in sala stampa, però sicuramente doveva chiudere prima la partita avendo avuto sui piedi tante occasioni per incrementare il vantaggio, non lo ha fatto, adesso vedremo un attimo cosa dirà Battistini, però sicuramente c'è molto rammarico per questo pareggio, per quello che l'Aquila ha fatto vedere, come sempre una grandissima mole di gioco espressa, però probabilmente più cinismo serviva sotto porta, dunque 1-1 questo finale, si spartiscono il bottino le due squadre che avevano tra l'altro la stessa posizione in classifica. Perfetto, grazie e Daniela. Aspettando martedì ovviamente tutti gli altri esiti che sicuramente tengono un po' con il fiato più sospeso. Chiaramente sarà una settimana assolutamente importante per i destini della società rossoblu, noi ovviamente incrociamo le dita, speriamo che vada insomma tutto bene per il futuro dell'Aquila, ma del calcio abruzzese in generale. Andiamo a Castelfidardo, Castelfidardo Pineto, rapido commento a Roberta Di Sante. Roberta, 2-2. Sì, termina 2-2, dunque il Castelfidardo si fa recuperare per due volte dal Pineto, passa prima in vantaggio nel primo tempo con Grazioso e poi c'è l'azione... il pareggio di Orlando sotto porta, poi torna nuovamente in vantaggio nella ripresa, al 41esimo della ripresa con Calabrese ed infine il definitivo 2-2 che porta la firma di Esposito al 48esimo in pieno recupero, Bisegna in contropiede, poteva addirittura fare il 3-2 ma Bottalusso con i piedi ha recuperato questa ha detto no, dunque una partita che si è accesa nel finale, non è stata brillantissima, ci sono comunque ancora delle lacune in avanti perché comunque con la difesa del Castelfidardo, che non è insomma una difesa all'avanguardia diciamo così, forse il Pineto avrebbe potuto chiudere prima questa partita, ma ci sono ancora delle difficoltà. 2-2. Grazie a Roberta Di Sante. Allora, siamo praticamente quasi in chiusura, poi avremo il tempo anche prima della sigla finale di farvi rivedere i servizi dei due anticipi, che sono due pareggi, e praticamente delle squadre abruzzesi di Serie D pareggiano tutte tranne l'Avezzano, che vince a Recanati, è l'unica abruzzese che vince, tutte le altre hanno da tutte le altre partite sono usciti segni X. Vediamo, ripartiamo dalla Serie A con le schermate per vedere insomma quello che sta accadendo. Vi ho detto del vantaggio della Roma con Stefan El Shaarawy sul campo a Marassi contro il Genoa, il vantaggio del Napoli 1-0 con Giorginio, 0-0 a Milano tra Milan e Torino. Siamo intorno al 69esimo-70esimo. Intanto c'è una decisione proprio a Genova, espulso De Rossi e probabilmente, se non ho visto male dalla mimica dell'arbitro, c'è calcio di rigore per il Genoa. Dunque la Roma rimane in 10, espulso il suo capitano Daniele De Rossi e, se non abbiamo capito male, ci dovrebbe essere anche calcio di
rigore per la Roma. Sì, fallo se non andiamo errati su Gianluca Lapadula in area di rigore, strattonate uno schiaffone in faccia di De Rossi alla Padula, ma veramente incredibile. Uno schiaffone in pieno volto di De Rossi, rosso meritatissimo per Daniele De Rossi, calcio di rigore dunque per il Genoa. In Serie B, vedremo tra un po' se ci sarà il tentativo di trasformazione, in Serie B sempre in vantaggio la Ternana contro il Perugia 1-0, gol di Montalto. Intanto il tentativo di trasformazione proprio di Gianluca Lapadula dagli 11 metri, il tiro, e c'è il pareggio del Genoa contro la Roma, 1-1 tra Genoa e Roma. A El Shaarawy risponde Lapadula, ma adesso gli ultimi 20 minuti la Roma dovrà giocarli in inferiorità numerica. In Serie C vediamo i risultati finali delle partite delle 14:30. La Reggiana vince a Bassano 0-1, il Ravenna vince con Renate 1-0, la Feralpi Salò passa al Mazzola di Sant'Arcangelo di Romagna 1-2, Triestina Gubbio 3-1. Dopo questi risultati, aspettando Teramo San Benedettese, questa è la classifica. La classifica vede il Padova 32 punti, Renate 26, Albino Leffe Pordenone 24, Feralpi Salò 23, San Benedettese, Triestina e Mestre 21, Sul Tirol 20, Reggiana e Bassano 19, Fermana 18, Vicenza 16, Teramo e Gubbio 15, Ravenna 13, Sant'Arcangelo 10, Fano 7, il Modena non c'è, praticamente non c'è più. In Serie D, Girone F, i risultati della giornata di campionato: Campobasso Matelica 0-0, Castelfidardo Pineto 2-2, Fabriano Vispesaro 1-4, Francavilla Vastese 1-1, L'Aquila San Marino 1-1, Nerostellati Monticelli 1-1, Agnonese Esina 1-0, Recanatese Avezzano 0-3, San Nicolò San Giustese 1-1. Come vedete, tanti 1-1, tanti pareggi, vincono solamente Vispesaro, Agnonese e Avezzano. Sono tre le squadre che vincono, che dunque fanno bottino pieno: Vispesaro, Agnonese e Avezzano. Queste sono le uniche che prendono i tre punti. Intanto rissa clamorosa a Genova e animi caldissimi dopo il calcio di rigore, dopo il rosso a De Rossi, anche Strootman, c'è Zucanovic, insomma una bagarre infinita a Marassi. Vedremo come andrà a finire, avrà il suo da fare l'arbitro dell'incontro. Questa è la classifica del girone F di Serie D. Comanda il Matelica, che rimane al primo posto, ma adesso a 35 punti ha solo un punto di vantaggio sulla Vispesaro, che di punti ne ha 34. 30 punti per la Vastese, che pareggia il derby a Francavilla e dunque va a quota 30. Ne approfitta l'Avezzano, che stacca il Campobasso. 26 punti per l'Avezzano, 24 per il Campobasso, che aveva l'impegno interno contro il Matelica. 21 punti per l'Aquila, San Marino e Pineto. 20 punti per Francavilla e San Giustese, 19 per il Castelfidardo, 17 per la Jesina, 14 per Agnonese e San Nicolò, 10 per Recanatese e Fabriano, 7 per il Monticelli, 3 punti per il Nero Stellati. Vediamo il prossimo turno e poi vedremo anche i due servizi degli anticipi di ieri. Prossimo turno di campionato: Jesina Castelfidardo, Matelica Recanatese, Monticelli Agnonese, il San Nicolò impegnato contro il Nero Stellati. Dunque, primo derby abruzzese di giornata, non sarà l'unico, lo vedrete tra poco, perché a Pineto c'è Pineto L'Aquila, San Marino Avezzano, altra trasferta dunque per l'Avezzano, San Giustese Fabriano, la Vastese in casa contro il Campobasso, il Francavilla andrà a Pesaro contro la Vis. Questo è tutto per Diretta Stadio. Adesso i servizi di San Nicolò San Giustese e di Nero Stellati Monticelli, anticipi di ieri. Io vi ricordo alle 19:30 l'appuntamento con l'Abruzzo del Pallone. Avremo i servizi di tutte le partite delle squadre abruzzesi e ci proietteremo anche sull'impegno di domani sera tra il Teramo e la San Benedettese. Sarà il posticipo della 16ª giornata di campionato. Per il momento è tutto, l'Abruzzo del Pallone alle 19:30, Diretta Stadio invece torna la settimana prossima. Buon proseguimento di giornata. Un punto e qualche rammarico per il San Nicolò, che non sfrutta appieno il fattore campo contro la San Giustese e che riesce in rimonta ad evitare quello che sarebbe stato il secondo KO consecutivo.
Campanile lancia in avanti Di Benedetto e Giampaolo, ma ci saranno difficoltà nel corso del primo tempo nello scegliere la posizione migliore per Maisto, che parte prima esterno destro, poi va a sinistra ed infine finisce da attaccante insieme a Giampaolo. I biancazzurri si fanno vedere già all'ottavo minuto con questa bella combinazione tra Giampaolo e Massetti, ma il tiro di quest'ultimo si spegne di un soffio sul fondo. Al tredicesimo è Sassarini ad impegnare dalla distanza Chiodini, ma la sangiustese, neopromossa ed attualmente con una classifica migliore del San Nicolò, passa in vantaggio al diciottesimo. Dagli sviluppi di un angolo, Gori non è perfetto sul primo palo. La palla arriva a Scognamiglio, che col mancino porta avanti i suoi. La reazione del San Nicolò si chiama Maisto, ma il tentativo, poco dopo la mezz'ora, dopo una bella rovesciata di Massetti, non inquadra la porta. Prima di rientrare negli spogliatoi c'è il tempo di vedere Di Benedetto indirizzare al volo di destro alto sulla traversa. La ripresa si apre con il primo cambio per Campanile. Esce Belcev, entra Fabriani, ma che dire, al quarto tenta subito in diagonale di raddoppiare. E Di Benedetto con un destro a giro a provare all'undicesimo a suonare la sveglia ai biancazzurri, con Sassarini che qualche minuto dopo lo imita dalla distanza, spingendo Chiodini alla deviazione. La sangiustese sente la pressione del San Nicolò, ma sfiora con Camillucci il raddoppio dalla distanza. I tempi però sono maturi per la squadra di Campanile. Massetti, dalla destra, forse il migliore tra i suoi, premia il movimento sul secondo palo di Di Benedetto per il gol del pari. Ci pensa poi Chiodini al 38esimo ad anticipare Chiacchiarelli, un istante prima che il giocatore biancazzurro possa battere a rete. La pressione di un San Nicolò a caccia della vittoria cala di intensità, ma è comunque costante. E ancora Chiacchiarelli ad impegnare Chiodini dalla distanza, con il portiere della sangiustese che allontana di piede ed azione poi fermata dal direttore di gara. Il finale di partita è tutto dei marchigiani, che premono senza però riuscire a creare occasioni clamorose. Per i biancazzurri la marcia riprende, ma per allontanarsi dalla zona calda della classifica servirà qualcosa in più. Pari e patta tra Nero Stellati e Monticelli nell'anticipo della 14ª giornata del Girone F di Serie D, che mette di fronte le uniche due squadre ancora a secco di vittorie e relegate agli ultimi due posti di una classifica che non fa registrare cambiamenti sostanziali dopo il match disputato al Pallozzi di Sulmona. I Peligni si presentano con Bruni in attacco, mentre il nucleo interno del centrocampo è formato dal trio Pacella, Vitone e Censori. Va a Conè e Giallonardo il compito di spingere sulle corsie laterali. Ancora sprovvisti di transfer invece il difensore Bizzindu e l'attaccante Onuaki, che siedono in tribuna. Dall'altra parte il tecnico Stallone dispone i suoi secondo i canoni di un elastico 3-5-2, con una difesa formata da Pierantozzi, Terrenzio e Sosi al centro e con Fazzini e Guerra a ripiegare sulle corsie laterali in fase di contenimento. In avanti il tandem Pedalino De Vecchis, mentre in mediana agiscono Cocchieri, Gabrielli e Bontà, con quest'ultimo sempre pronto agli inserimenti. Prima parte di gara all'insegna dell'equilibrio, ci provano gli ospiti con un calcio piazzato di Gabrielli, seguito da un'incertezza di Parente con la difesa Peligna che chiude in corner. La squadra di Di Marzio copre bene il campo, ma è evidente la poca incisività in attacco, dove i padroni di casa si propongono prevalentemente con azioni di rimessa. Nella seconda parte del primo tempo, predominio territoriale del Monticelli che sale in avanti, il proprio baricentro, ma quando si materializza l'occasione più grande è De Vecchi sta a finire in fuorigioco. Al 33esimo, prima svolta del match, Censori è ingenuo nel protestare ancora dopo essere già stato ammonito e il direttore di gara estrae il cartellino rosso verso l'esperto centrocampista, che lascia i nerostellati in inferiorità numerica per oltre un'ora. Il secondo tempo si apre con l'occasione sprecata da Pedalino. Il pericolo scuote i nerostellati, che con Bruni guadagnano il penalty trasformato da Pacella per il vantaggio dei Peligni, che ritrovano un gol che mancava dalla quarta giornata di campionato. Il Monticelli si getta all'inseguimento del pari, ma Parente è reattivo sulla conclusione di Cocchieri. Il primo cambio ospite vede l'ingresso di Guida per Fazzini. Gli ascolani protestano quando Bontà viene ammonito dopo un contatto con Di Rosa in area di rigore Peligna. Ancora Parente salva la propria porta sul tentativo di De Vecchis per gli ospiti, che esercitano un forcing prolungato, forti anche della loro superiorità numerica. Jacobucci al posto di Di Rosa è la prima sostituzione operata
superata da Di Marzio, mentre dall'altra parte Ragazzu subentra a Pedalino. Ancora ospiti in avanti, ma la difesa nerostellata tiene botta, con l'allenatore ospite a provarle tutte per riequilibrare il punteggio. Prima Gesue rileva Bontà e poi Ciabischi sostituisce Pierantozzi per mettere alle corde i nerostellati, che superata la mezz'ora effettuano il secondo cambio con Palompizio che subentra a Capitan Vitone. Gli ospiti protestano ancora quando è Ragazzu ad andare giù in area di rigore, mentre l'ultima sostituzione marchigiana vede l'ingresso in campo di Perrarino per De Vecchis. Proprio il neoentrato all'81esimo devia in rete la conclusione del centrale difensivo Sosi per il meritato pareggio del Monticelli, che resta in avanti prestando il fianco al contropiede dei nerostellati pericolosi quando Cone arriva di poco in ritardo sul traversone di Palombizio. L'ultimo tentativo del Monticelli arriva con la conclusione di Guerra, che non inquadra lo specchio della porta Peligna. Finisce 1-1 con i nerostellati che masticano amaro al termine di un match giocato non come si era pensato di fare alla vigilia. A pesare l'espulsione di Censori e l'impossibilità di schierare i neoacquisti ancora sprovvisti di transfer. Per il Monticelli un altro pareggio, il settimo in queste prime 14 giornate di campionato. Mister Di Marzio, tanta generosità, l'avevate sbloccata, però poi alla fine ha pesato quell'espulsione che vi ha lasciato per un'ora in inferiorità numerica. Sì, un'espulsione devo dire che è apparsa, siamo lì vicino a noi, esagerata, affrettata, perché il fallo è stato dapprima invertito e poi, cioè, ho capito, ci sta il battibecco, la goccia, è stato il giallo, il giocatore stava andando via, cioè dare del doppio giallo lì sinceramente ha condizionato tutta la partita. Devo dire bravissimi i ragazzi, perché non era facile contro una squadra che poi ha buttato 4-5 persone davanti, ha cercato attraverso le palle lunghe di metterci in difficoltà, non avevamo concesso niente se non su qualche calcio piazzato. Siamo ripartiti anche bene 2-3 volte sia con Conè, però poi purtroppo la deabbendata è un po' di tempo che ci hanno abbandonato, perché c'è stato un tiro dalla tre quarti, una deviazione sfortunata che ci ha costretto tra virgolette a questo pareggio. Diciamo che quella che doveva essere un vantaggio per noi, la superiorità numerica, è diventato uno svantaggio, ma non tanto sul piano del gioco, come spesso succede che quando le squadre giocano in 10 poi trovano la motivazione in più per giocare meglio, ma più che altro per l'atteggiamento dell'arbitro, perché secondo me dopo questa espulsione che c'è stata l'atteggiamento è notevolmente cambiato. Double, 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 double